pomeriggio, cari amici e cari amiche, benvenuti all'appuntamento con la trasmissione della pittura. Pittura perché oggi parleremo di pittura del Novecento, abbiamo delle offerte straordinarie, abbiamo 50 opere da fulminare, da proporre con il 50% di sconto, quindi oggi tutti i quadri alla metà del cartellino nostro, che è molto 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 inferiore a quello che si dovrebbe vendere. La prova è questo meraviglioso olio di Franco Rispoli degli anni 70 del Novecento, che è una figura che a me ricorda una giovane popolana, che ricorda molto la mano di Vincenzo Irolli, sinceramente. Questo è un Franco Rispoli secondo me stupendo. Questo è uno dei tanti, ma insomma abbiamo dei grandi artisti, dei grandi maestri che andremo a prendere in esame nel corso di questa diretta. Sono anche dei quadri, comunque l'Ottocento, lì vedo una scuola romana, lì un'opera molto vecchia di scuola lombardo-piemontese, insomma abbiamo davvero delle belle opere, le andremo a vedere in queste 4 ore. Eccezionalmente 50% di sconto e 12 mesi a tasso zero, quindi veramente laddove si può fare la rateale, perché ci sono dei quadri, che ne so, tipo questo che è un gioiellino, sono i fantasmi, si sentono dei rumori, no, ci sono dei fantasmi. Tipo questo che costa meno di 500 euro, non è colpa nostra, ma il rateale parte da 500 euro, non il rateale. L'abbiamo sempre avuto perché insomma è normale che un'azienda come Aurora Arte abbia non uno ma due rateali, quindi potete scegliere la società di rateale che più è confacente alle vostre comodità di pagamento. A rispondere alle vostre telefonate abbiamo Clara. Buon pomeriggio Clara. Buon pomeriggio Gianfranco, buon pomeriggio a tutti da parte di Clara. Bene, alla telecamera abbiamo Pino Di Pinot. Mino si sta riprendendo dalle fatiche del martedì, le famose fatiche di Ercole, delle trasmissioni del martedì, che poi ieri ne ha fatte anche poche perché siete rimasti molto su quella collezione straordinaria di Avori, quindi avete passato parecchio tempo su... Non ha fatto tante carrellate, io a parte ieri toccata e fuga, avevo molte cose da fare. Allora, qui abbiamo veramente tante cose belle, oggi tutta a mille lire, c'era una volta nella... No, tu non sei di Carbonara, tu sei di Bari, giusto? C'era un negozio di una mia vicina, che adesso ci guarda lassù, che era tutta a mille. Tutta a mille lire quando c'erano le lire, le nostre bene amate lire. Ecco, qui tutto a pochi soldi, qui non c'è un quadro, il quadro più costoso è Rispoli che costa una fesseria, poi li andremo a vedere adesso con le misure. Vogliamo dare un'occhiata? Sì, qui abbiamo Tullio Grassi, questo è un bel quadro ma costa poco, una Parigi, abbiamo Antonio Pecoraro, questo bel paesaggio lombardo, una Marina di Variale, i fiori, Antonio Gravino, un pittore toscano che adesso mi sfugge e poi ve lo dico, questo quadro, questo è bellissimo, guarda che carino questo quadro del primo quarto, Rosario Allegretti, Mario Allegretti, bellissimo, insomma abbiamo davvero tante, questo è un bello ovale di Massimo Cirillo, una battaglia navale, guarda che favola, un nudo di donna. Poi abbiamo un bel paesaggio innevato con una super cornice, Antonio Lanzillo, questo è un bel quadro, poi abbiamo Vincenzo Aprile, una natura morta fenomenale, una marina al notturno, un paesaggio innevato, ancora Variale, Dominec, Attosbrioschi, Franco Rispoli, Olanda, c'è un acquerello bellissimo del nostro amico Giuseppe La Ficara, un paesaggio, un'altra nevicata meravigliosa, ancora Vincenzo Aprile, Tonino Manna, Scuola di Palizzi, Mario Gachet, questo è un bel quadro, questa è una bella opera degli anni 30-40, questo è davvero un bel quadro, è anche firmato ma non ci hanno saputo dire chi. Poi abbiamo la Scuola Romana dell'ultimo quarto dell'Ottocento, Scuola Toscana, Enrico Variale. Questo non me lo ricordo, quadri che io vedo per la prima volta, non ho avuto il tempo di controllarli, anche questo è un bel quadro, due acquerelli di Giuseppe Zago e in finale questa bella opera di Aldo Parmigiani, che è un pittore milanese del 35. Ora le andiamo a vedere piano piano, voi l'importante è che vi ricordiate il numerino, perché già so che i primi tre quarti di carrellata volete vederli prima, avete anche ragione prima di scegliere, ci mancherebbe.
Quindi ricordatevi il numerino e o il pittore o la scuola, perché molti sono di scuola, e poi andremo a controllare, confermare uno o due dipinti, non è pagarli ma vederli a casa, previo appuntamento telefonico con i nostri incaricati, voi fissate l'appuntamento e vi portano ciò che avete visto a casa, uno o due opere che avete scelto. Buoni affari a tutti, partiamo subito con l'opera numero uno, mi pare di aver detto tutto. Un lungo discorso, direi esatto, e non è che sai, poi i nostri amici collezionisti già sanno molto, non tutto ma parecchio. Allora, cominciamo con questo paesaggio fluviale. Allora, questo è firmato, si chiamava William Christens. William Christens nasceva nel 1878 e moriva nel 54, credo nei dintorni dell'Aia, in Olanda. Questa è un'opera certamente degli anni 30, è un olio su tela 36x56,5, molto carino, lo proponiamo a 800 euro, ovviamente da scontare della 50%. La proposta scontata è di soltanto 400 euro. Voi capite che a 400 euro, capite bene che diventa una proposta sinceramente imperdibile. No, ecco, ho visto che questo sopra fa fatica a vedersi dignitosamente. Guarda che meraviglia, quindi abbiamo detto 400 euro. 400 euro soltanto. Eccolo qua, è l'opera numero uno. Al numero due abbiamo un grande vaso di fiori, guarda che meraviglia. Questo dovrebbe essere un pittore milanese, se non ricordo male. Si chiama Giuseppe Barbarisi, no, italiano, italiano. Guarda che belli, ben distinti questi fiori, fiori vari, ma proprio belli, 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 belli. È un'opera anche datata, mi pare, no, è un quadro moderno, 2017. Vediamo se c'è scritto dietro. È un 60-50. Del 2017, vedi, Giuseppe Barbarisi, olio su tela, lo proponiamo a 850 euro, ovviamente da scontare del 50%. Soltanto 425 euro. Chiaramente il plateale parte da 500 euro. Però se prendi questo e un altro da superare, perché da 75 euro non c'è nulla, però se prendi questo e un altro da 300, da 400, il rateale lo puoi fare. Sotto i 500 purtroppo non è che non lo vogliamo fare noi, è la finanziaria che è minimo i 500 euro, ragazzi, non è, veramente sono cifre ridicole, ma poi guarda la cornice e il legno tirata in foglio oro, guarda il vaso, guarda quanti fiori, l'allegria, la gioia, Questo è bellissimo, molto fresca come pittura. Quindi pittore milanese Giuseppe Barbarisi, olio su tela 60x50, abbiamo detto soltanto 425 euro dagli 850 che costava. Al numero 3 abbiamo una vecchia opera di Antonio Pecoraro. Questo una erano una coppia, ho avuto finalmente l'altra. Questa mi pare l'abbia presa la nostra cara amica uno, La nostra, eccolo qua, amica, mi pare Rosalba prese l'altro, È un'opera 18x24, c'è anche, era una coppia perché sono stati comprati nello stesso, è stato comprato il 22 agosto del 1974, questi anni, anni 70, all'esposizione d'arte Via Nazionale a Roma, vedi? Roma, la firma Antonio Pecoraro, la data, costa 700 euro da scontare del 50%, è graziosissimo, Bella la cornice ancora con vellutino, l'etichetta, era un pittore eccezionale, questi sono i pescatori che rammendano le reti sul mare, A me ricorda sempre molto Scoppetta lui come pittore, nasce a Napoli nel 1938, Vivente, vivente, Antonio Pecoraro, guarda che carino. Olio su tavolo a tela, che c'è scritto lì? Olio su tela, olio su tela. Composizione, c'è scritto, composizione, ma insomma sono pescatori che riparano le reti, si vede che sono le reti, lì c'è il mare perché è la spiaggia, insomma si capisce. Qui sono due maschietti poi, perché fa le figurine, solitamente qui sono due maschietti.
fuori ogni ombra di dubbio. C'ha quel tocco che mi ricorda molto il grande Pietro. Bel quadro, tesoro, 700 euro da scontare, 350 euro, calcola che la cornice è del 74, 26, 46 anni fa, insomma non è male, eh? No, non te la fa più nessuno una cornice col velluto così, lì proprio c'è il velluto addirittura rigato, color tortora, l'etichettina con scritto Antonio Pecoraro, doppia cornice, sono cornici classiche, no, non è la Salvestrini, questa è una cornice artigianale fatta all'epoca. Poi andiamo a vedere invece un dipinto di scuola lombarda, molto grazioso, degli anni 50-60. Bella anche, molto bella, bella molto anche, molto bella, bella molto, molto bella anche la cornice. 20x25, olio su tavola, graziosissimo, sembra veramente un quadro dei grandi paesaggisti lombardi, dei Poma, dei filippini, guarda questi animali al pascolo, la casa, questa strada, e qui si intravede anche le colline. Cielo nuvoloso, deliziosa opera, bella la cornice, bello il quadro, pensate, a soltanto 600 euro da strascontare del 50%. Soltanto 300 euro. Signori cari, qui con un paio di mila euro fate un arredamento intero, eh? Fate un arredamento intero, a voi la parola. Sì, sì, lo so, li volete vedere tutti, adesso ce li gustiamo piano piano, voi ricordate il numerino, così poi magari li rivediamo dopo. Non c'è fretta, signori, figuratevi se metto fretta. Piano piano ce li guardiamo, ce li gustiamo. L'importante è che chiaramente sappiate, ovviamente, che questa è l'unica trasmissione, perché mi pare che l'ultima volta che l'abbiamo fatta era Ferragosto, il giorno di Ferragosto abbiamo fatto 50%, quindi sono riuscito a tirarne insieme un'altra, tra l'altro di commercianti non c'è nulla perché non li ho visti, siamo riusciti a mettere insieme queste 50 opere. Signori, approfittate che sono sconti astronomici, quindi abbiamo detto 300 euro soltanto per questa bella opera degli anni 50-60 di scuola lombarda. Poi andiamo a vedere l'opera numero 5, troviamo Enrico Variale. Questa è un'opera davvero bella, anche una bella cornice in foglia oro, barocchetta, e un olio su tavola 40x30. Enrico Variale, pittore dell'ultima scuola di Posillipo, mi pare che nasce nel 64, se non ricordo male. È un po' più giovane di me. Marina di Pozzuoli con Pescatori. È un'opera di quest'anno, del 2020, col certificato di autenticità, costa 600-650 euro da scontare del 50%. Soltanto 325 euro. Eccola qua, guarda che bella cornice che c'è, eh? 325 euro. E me con i chiodi stanno dritti, certo, a me lo dici. E perché odio le stecche? Marina di Pozzuoli, questa è la città di Pozzuoli, dove c'è il bradisismo, sei mai stata a Pozzuoli? Bella Pozzuoli, eccolo qua, Enrico Varrià, mi ricordo questa cosa, sì? No, ma c'è la zona del porto, no, è bella, bella, carina, c'è ci sono dei ristorantini al porto micidiali, buonissimi. Guarda che meraviglia, tesoro mio, belle queste sfumature di verde azzurro del mare, e queste case proprio di Pozzuoli. Enrico Variale, se 40x30, olio su tavola, da 650 euro 325 euro. Devo vedere un'opera importante del maestro Tullio Grassi, è un olio su tela 70x50 degli anni, direi 80, 70-80 del Novecento, diciamo 80. Lui nasceva a Solofra, in provincia di Avellino, dove era nato suo padre Alfonso, nel 1946, è morto, devo dire, in giovane età, nel 2011. L'opera è un olio su tela davvero molto bello, con una bella cornice
direi importante in foglia oro, tutta lavorata, che era la cornice che mettevano nello studio di Alfonso Grassi. Questa è un'opera che è stata comperata in una galleria Riccione, a parte la controfirma, alla galleria Michelangelo di Riccione, vedete? Ma anni fa, vedete? Eccola qua, vedi? E mi diceva Giacomo che lui ha fatto l'asta in questa galleria tanti anni fa. Eccolo qua. È un 70x50, olio su tela, Tullio Grassi, eh? Esatto. Questa è un'opera, vedi la luce sul volto della fiammella, di questa lucerna, quelle lucerne, Tullio Grassi, 70x50, da 1.800 euro soltanto. Questa pagabile anche rate con 20 euro al mese. Signori, considerate 12 mesi a tasso zero, insomma, mi sembra che quest'opera sia davvero regalata, Mai avuti Tullio Grassi 70-50 a 900 euro. Vi ricordo che tutte le opere sono accompagnate con il regolare certificato di garanzia autenticità a norma di legge, articoli di legge 1490, 1491 del codice civile. Questo è un altro bel quadro di Tullio Grassi. Poi l'opera numero 7 è un'opera di un pittore francese impressionista, Claude Burnet, anche questo ha la garanzia dietro, il certificato di garanzia. È l'Arco di Trionfo a Parigi con la Torre Eiffel accennata, tecnica impressionista sullo sfondo, 40x50 le dimensioni della tela, più la cornice in legno tutta lavorata a Salvator Rosa, costa 700 euro da scontare del 50%. 350 euro. Questo è un bel quadro, mamma mia, guarda che meraviglia. Signori, vi ricordo che confermare un dipinto non significa assolutamente averlo pagato, Veniamo noi a spese nostre da voi con l'opera o le opere che avete scelto, Va bene? Gran quadro questo. Guarda che meraviglia, Signori, forza. No, io mi raccomando, perché ci tengo che riusciate a trovare il quadro che è più confacente alle vostre aspettative. Questa è una bella Parigi di Burnet, Al numero 8 troviamo un'opera del maestro Franco Mazzacherini. Questo è molto pure giovane. Nasceva nel 1940 a Livorno ed è morto nel 1999, a 59 anni. Questa è un'opera degli anni 70-80, davvero fenomenale. Franco Mazzacherini, c'era pure scritto, che sono andato a vedere su internet, nasceva nel 40, nel 39, ed è morto nel 99. 40x70, olio su tavola, su faisite. L'opera numero 6 di Tullio Grassi è confermata. Guarda che meraviglia, guarda, complimenti, quello è un bel quadro, Questo anche però, Franco Mazzacherini, è classica pittura livornese, e olio su tavola, perché non ho detto faisite? No, faisite, ha ragione lui. Olio su faisite costa 1.200 euro da scontare del 50%. 600 euro netto dello sconto. Tullio Grassi ci lascia, ma è anche normale, A quel prezzo, Hai visto che meraviglia? Signori, valutateli nel modo migliore, valutateli come dovete valutarli, E non c'è. Hai visto che favola? Se no chiedi a Raffa. Franco Mazzacherini, quindi scuola labronica, la scuola del XX secolo, I continuatori di Lomi, i continuatori di Dominici. Purtroppo è morto nel 99, alla fine
essendo nato nel 40, nel 39, nel 40, è abbastanza anche contemporaneo a Dominici, voglio dire, che è morto nell'81. Ma questo a 600 euro, 40 per 70, questo è un bel quadro, Franco Mazzacherini. Poi andiamo avanti e qui abbiamo un grosso problema di inquadratura. Questo è un grande pittore che io amo. Lui è Antonio Gravina, io ho dato le opere meravigliose. Questo è lo stesso, un quadro eccezionale, ma essendo molto materico si legge male. La cornice poi è una cornice molto particolare, tutta in moderna, è moderna, tutta laccata, e ha il passepartout bianco che gli fa molto da contrasto. Questa è la zona di Chioggia nel veneziano, è un olio su tavola 60x60, fallo vedere. 60-65? Siamo sicuri? Ho sempre detto 60-60 io. Io ho detto 60x65. 60-65? Ma pensa, aspetta che la misuro. Ma se ho scritto così vuol dire le misure solitamente le prendo io, quindi... Allora, no, sembra quadrata, ma magari c'è i 5 centimetri. Sì, secondo me è 60-65. Vediamo subito, È un olio su tavola 60x65, ha ragione Clara, avevo ragione, cioè anche io che l'avevo misurata, però mi sembrava quadrata, non era meglio, 5 cm in più. Tanto costa una cifra ridicola, pensate, 1.800 euro da scontare del 50%, dietro è controfirmata, non me la fa, qui a parte c'è la sua firma inconfondibile, Antonio Gravina, pittore versati, fermati, guarda che si vede, ecco, guarda che si vede bene però, caspita, guarda, guarda che meraviglia, Soltanto 900 euro scontata. Questa è molto più bella vista dal vivo che sul teleschermo. Questa è molto più bella vista dal vivo che sul teleschermo. Ma un bel quadro. Certo, il passepartout bianco gli dà quel colpo, che dà molto contrasto e quindi si legge male. Il proprietario non ha voluto cambiare cornice, dice perché la devo cambiare se è a posto. Ha ragione anche lui. Soltanto 900 euro, giusto? Questo lo puoi abilmente pagare anche in 12 comode rate a tasso zero. Sì, 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 ma lo so, non lo sa, tesoro, vuoi che non lo sappia? Poi, preparatevi perché questo è un gioiello. Da Chioggia alla Francia, qui siamo in Francia, questo è un quadro che ha un centinaio d'anni, primo quarto del XX secolo, già la cornice da sola costa soldi, tutta pastigliata, questo corso fluviale così elegante, così bello, così particolare, misura 23x26, Francia, non è firmato ma è un gioiellino. Pensate, signori carissimi, con la sua cornice dell'epoca, 700 euro da scontare del 50%. Soltanto 350 euro. Signori, di fronte a cotanta bellezza non ci dovrebbero essere dubbi, anche perché un'altra così non c'è, te lo dico subito, anche perché un'altra così e non c'è. Francia, primo quarto del XX secolo, la tavoletta interna è 23 di altezza per 26 di larghezza, l'ovale. Guarda che profondità, bei colori, Viva la France! Sì, la France è la France. Sì, noi ne abbiamo presi tre però dalla... Sì, sì, adesso lo facciamo. Se aspetta vedrà che le vede sicuramente. Allora, 23x26, olio su tavola, guarda che meraviglia, bellissima opera francese. Ci sono anche la barama di sculture, Poi l'opera numero 11, un saluto, un abbraccio. Un abbraccio, un abbraccio. Vedi, sono attentissimi. Eccolo qua, lui era così, guardalo.
t'ha chiamato. Qui abbiamo un'opera di Luca Nobili. Luca Nobili, un avvenente fanciulla, ora andiamo a vedere anche il titolo dietro. L'opera misura 30x24 di questo artista, grande ritrattista, artista figurativo. E qui abbiamo il titolo che è Sensualità, è un'opera di 5 anni fa, dell'anno 2015. No, questi sono quadri del Novecento, signori, però questa è un'opera che si può pagare 700-800, anche 900 euro, tesoro mio. Io ve la propongo a 700 euro da scontare del 50%. 350 euro scontato. Tu capisci bene che un'opera come questa a 350 euro mi sembra un grande regalo, un grande, grande regalo. 350 euro finale. Vi ricordo che tutte le opere sono accompagnate dal regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge. Questa è bella, Poi, ma sarei già felice? Sarei già felice? No. No, no, io sarebbe un trionfo. Guarda che me... Sì, che pensi? Che pensi? Oh, qui abbiamo un gran quadro. Guarda questi velieri, velieri in mare. Mario Rosario Allegretti. Quando si firmava ancora solo Mario Allegretti perché non facevano i falsi. Perché è un'opera del 1984. Mai avute opere di Mario Rosario Allegretti o Mario Allegretti del 1984. Poi si firmava col suo secondo nome per contrastare i contraffattori. Guardate, questo è un quadro eccezionale. Questo è un quadro eccezionale. Guardate la qualità pittorica di questo gioiellino di Allegretti. Ragazzi miei, questo sembra un quadro dell'Ottocento. Misura 20x27,7. 20x27, olio su tavola, costa 1000 euro soltanto da scontare del 50%. Signori, Allegretti non trovi nulla, nasceva a Napoli nel 1945 ed è morto anche lui lo stesso anno di Tullio Grassi, nel 2011. La proposta scontata è di 500 euro, si può pagare in 12 mesi a tasso zero con una rata di 42 euro. Non credo ci siano difficoltà di acquisizione, non credo ci debbano mai essere, questa è una grande opera di Mario Allegretti, questa è una grande opera, opera datata 1984, circa 20-28, 20-27,7. Olio su tavola, pagabile o a 24 euro al mese per 24 mesi, oppure anche senza interessi. Insomma, ragazzi miei, un quadro di questo livello, un quadro di questa qualità a 500 euro, opera numero 13, mi ricorda un pochino Francesco Paolo Michetti, non c'entra nulla, ma mi ricorda come mano. Questo è un pittore mitteleuropeo, Boris Oberger, misura praticamente 50-40, è 49,5x39,5, olio su tela, opera davvero molto molto bella questa, ritratto di fanciulla. Firmato anche la sua etichettina, la cornice è stata ridorata, è un'opera degli anni 70-80, costa 700 euro da scontare del 50%. 350 euro. Avevo ragione, siamo alla 13, avevo ragione che oggi è veramente una trasmissione all'insegna di un quadro per tutti? Qui non puoi non trovare un quadro, anche perché prezzi più piccoli di questi non ci saranno mai più. Noi facciamo miracoli nella pittura dell'Ottocento, però è chiaro che i pittori dell'Ottocento, quali possono essere, che ne so, Duclerc che sto vedendo, Leto,
i Rolli, De Corsi, Smargiassi, Gigante e tutta la compagnia cantante, adesso non facciamo l'appello di Vittorio Ottocento, è chiaro che hanno dei valori diversi. Però quando ti trovi davanti a una bella figura femminile come questa di Boris Oberger a 350 euro, ragazzi miei, pagate la cornice, eh? La cornice è giusta, vedi, l'opera non è proprio nuova nuova, è un'opera degli anni 70, 80 del Novecento, e la paghi, secondo me, meno del giusto, 350 euro. Però date un'occhiata a voi. Opera numero 14, opera numero 14, c'è una bella opera di scuola fiamminga, guarda che bei fiori, eh? Eh? Sì, un attimo tesoro, non ci vuole mica dietro nessuno. Si sono ispirati ai fiamminghi questa scuola toscana. È un olio su tela 50x40, l'opera è anche firmata, ma non siamo riusciti a leggere da chi è firmata. E ereditano questi quadri. Pason, io non so, M. Pason. Forse era veneto questo, lavorava in Toscana. 50x40, fatto benissimo, devo dire. Pregevolissima anche la cornice, quella è una cornice che costa una tombola. Guarda che cornice che ha, mamma mia! Pensate, tutto il quadro a casa vostra 800 euro. Chiaramente da scontare del 50%, questo è ovvio, Magari. 50x40, lo conosco, ma non è lui. Olio su tela, quindi scontato viene 400 euro solamente. C'è 280 euro di cornice, signori miei, ditemi cosa pagate la tela. Consegnato, Ivato, portato a casa tua, anche volendo pagabile a rate con l'aggiunta di un altro dipinto, perché il rateale parte da 500 euro, credo non comporti enormi difficoltà da parte vostra. Bel quadro, bella opera, tra l'altro il secondo dipinto con fiori, non ne abbiamo poi così tanti, anzi sono due in tutto e tre composizioni di frutta, no, ce n'è anche un altro, c'è un pastellino laggiù, tre in tutto, però non è che sono 50, signori, approfittatene, no, lo dico per voi tesoro, poi i quadri sono tutti unici, cioè questo è unico, queste sono tutti Allegretti, è unico. Io so che li volete vedere tutti prima di decidere, ma Mario Allegretti è dell'84, non esiste a quel prezzo a 500 euro, 20x28, parlavo del 12. Vediamo i fiori, bellissimi, a 400 euro. Al numero 15, Massimo Cirillo. Questo è un quadro che mi fa proprio venire in mente la scuola di Posillipo, bravo, la scuola di Gigante, di Duclair, di Smargiassi, questo è il Vesuvio visto dall'entroterra, racchiuso in un ovale e un olio su tavola meraviglioso. C'è una cornice che costa una fortuna, tutta in foglia oro incisa anche. Bellissimo. La tavola misura 70 cm per 50. Lui è Massimo Cirillo, se non ricordo male, nasce a Napoli nel 1954. Continuatore della grande scuola posillipista del passato, ha avuto varie fasi. 70x50, olio su tela. Signori cari, una sola chiamata, un solo intervento, 1500 euro da scontare del 50%, giusto? Sì, esatto, 750 euro oppure 63 euro al mese in 12 mesi a tasso zero. Signori, non c'è altro da aggiungere, c'è solo da chiamare il centralino e chiamare e dire me lo mandi a casa, poi ci penso, lo guardo, lo osservo. Signori, ma ragazzi, 750 euro, c'è 600 euro di cornice, ma non scherziamo davvero, dai, ma no, Aurora buonanotte, non Aurora buonasera, qui Aurora buonanotte fra un po', davvero, no, non scherziamo, io sono sempre molto
chiaro, mi piace essere esplicito, mi piace dirvi le cose come stanno, ma a questi valori economici, guarda che bello questo Massimo Cirillo, 70x50, insomma, eh? No, ci interessa proporre questi. Questo, Massimo Cirillo. Ci sono i call center che danno proprio la morte ai numeri, eh? Questo modo così osceno di lavorare, eh? No, ma questa, vedi, è l'epoca, una delle cose più brutte e moderne, essere importunato dai call center. Benissimo, sì, è lo stesso, però non ho capito. Esatto, e mi pare giusto, guai non ci fosse, eh? Soprattutto oggi solo lui ci può aiutare, eh? Ma il call center è una cosa che disturba, però purtroppo è un modo come lo smart working, lavoro da casa, insomma, però inglese sembra di più, capito? Sembra più smart working, chissà che pare. Gianfranco, per la signora Maria Teresa, possiamo rivedere un attimino il dipinto numero 10? 10, il numero dei campioni, è l'ovalino francese che ha un centinaio d'anni, quell'opera del primo quarto del XX secolo, 23x26, 700 euro da scontare, 350 euro finale, con la cornice sua originale, ancora in perfetto stato di conservazione, per fortuna, è ovale verticale o orizzontale, 350, 750. Questo è più vecchio, l'altro è contemporaneo, un'opera di adesso, però l'altro è molto bello, anche questo è bello, ma sono due cose diverse. Questo è un paesaggio fluviale della Francia, l'altro è Napoli, vedi Napoli e poi muori, eh? Allora dicevano lì al quelli della notte, è meglio non vederla. Confermato. Esatto, catalano che suonava il flauto, che suonava catalano. Massimo Catalano. Belli per tempi di quelli della notte. Fai rivedere un attimo questa opera di Cirillo. Ragazzi, questo è un quadro da fulminare, eh? Mi meraviglio di voi a 750 euro. Questo è regalato, eh? Mamma mia, eh? Vabbè, andiamo avanti, fa niente. Sotto c'è un quadro importante. È uno scorcio di mare, una finestra sul mare della Riviera Ligure. Il maestro a averla realizzata è Ernesto Cominetti. Nasceva a Torino 120 anni fa, nel 1900, e moriva 90 anni più tardi, nel 1990. Fu allievo di Carlo Follini, Giovanni Guarlotti e Alessandro Lupo, quindi ha avuto tre grandi maestri dell'Ottocento, uno più importante dell'altro. Più importante tra i tre direi che è Follini. Si dedicò particolarmente al paesaggio e al paesaggio marino. Partecipò a tutte le più importanti mostre di pittura, promotrice delle belle arti, quadriennali, mostre dei circoli degli artisti e degli amici dell'arte. Un artista davvero importante, espose anche all'estero, pensate, a Berlino, a Johannesburg, a Losanna, a Los Angeles e a Madrid. Questo è un 30-40, mi sembra, vero? È un olio davvero molto bello, pensate un po', 850 euro da scontare del 50%. 425 euro scontato. Un gioiello, Ernesto Cominetti. È un'opera del 77, viene da una collezione privata di Albenga in Liguria, quindi questa è certamente la Liguria. 425 euro. Ernesto Cominetti. Signori, valori economici così blandi, valori economici così modesti, valori economici così direi acciuffabili, dovrebbero essere vostra chiara, tranquilla, scusate che ve lo dico, preda nel senso che è facile da confermare un quadro come questo. Il mare è sempre bello, eh? Questo è un pittore piemontese che amava anche il mare, perché se altrimenti poi i pittori piemontesi fanno solo paesaggi, ma non è sempre così, perché poi il pittore bravo fa tutti i soggetti, anche se poi alle volte non è proprio così, che non fanno proprio poi tutti i soggetti. Va bene,
30x40, olio di Ernesto Cominetti, datato all'anno 1977 a 425 euro. Andiamo a vedere la prima opera, al cavalletto, laddove si legge una bella battaglia navale. Una bella battaglia navale degli anni 60, del maestro Robert Ambrose. Robert Ambrose, opera davvero piacevolissima, che misura 60 centimetri per 90, 60 centimetri per 90. C'è anche una sontuosa, importante cornice che fa da perfetto abito, che è dell'epoca, a questa meravigliosa opera pittorica. Firmata in basso a destra c'è una scena, probabilmente una battaglia fra la marina, le famose battaglie navali erano quelle fra la marina inglese di Orazio Nelson e quella della marina francese, nel Golfo della Manica, lì in pieno Atlantico si sono dati battaglia. Io ricordo sempre il film Master e Commander, un bel film che parlava, mi pare, proprio di un ufficiale, ufficiale inglese che era impersonato da Russell Crowe, e l'altro il francese, insomma un bel film, mi ricordo. L'ufficiale Black Jack che faceva... Sì, 60x90, quello fa il casino al Black Jack. Allora, 60x90, olio su tela, Robert Ambrose, Black Jack, io non... gioco a 21, è come 21, non so cosa sia. Opera di straordinaria qualità, 1500 euro da scontare per il 50%. Non è smaltato il laterale, è foglia oro, è un riflesso, non è marrone, è proprio foglia oro, no? È tutta in foglia oro, è tutta un colore la cornice, perché vedo che c'è un riflesso, guarda come si vede, vedi? Non, i laterali, vedi, sembrano marroni. Sembra due colori, e invece, no, se non ti sposti non si vede. La proposta scontata è di 750 euro. Vedi, spostandosi sembra anche sopra, e invece, comunque, se poi, se volete, ve lo sposto da quel corridoio di luce, ed è tutta in foglia oro normale. Allora, 750 euro, signori, qui neanche la cornice pagate. Qui non pagate la cornice, credetemi sulla parola. Opera fantastica, Robert Ambrose, 60x90, olio su tela, da 1.5750 euro. Sì, questo è molto bello, eh? Tesoro, fremo proprio per far vedere tutte le opere. Bellissima questa, Sì, 60x90. Che quadro, che opera. Non avevo dubbi che arrivasse al momento che eravamo su queste. Cioè, è una garanzia. Quando sei ai cavalletti, entra qualcuno. Poi, oltre... No, c'è... guarda un po' cosa c'è adesso. Guarda un po', vai. Qui abbiamo uno splendido nudo di donna, uno splendido nudo di donna, grande, se non ricordo male, proprio 90x60, aspetta che guardo, esatto, 90 centimetri per 60, olio su tela. Qui abbiamo questa Venere in primo piano, e sullo sfondo, in questo notturno, c'è il mare, bellissima. Il nudo è sempre stato molto molto artistico. Opera 90x60 la tela, poi c'è la cornice che è tutta scolpita. Signori, qui voglio far veramente un prezzo folle. Una sola chiamata, un solo intervento, 1200 euro da scontare del 50%. Soltanto 600 euro. 600 euro finale.
oppure 50 euro al mese in 12 mesi. Ragazzi, questa è 50 euro al mese, un arancino al mese, dai, fogliettino d'arancio, color arancio, e il cinquantino è color arancio, no? Qui, vai, allora, vediamo se abbiamo collezionisti. Il nudo ha avuto sempre dei grandi collezionisti, tesoro, questa è una bella figura femminile, soltanto 600 euro. Ma sai, io vi voglio dire una cosa, noi andiamo sempre molto per le spicciole, ma avremmo in 4 ore, hai voglia, se io facessi offerta libera e facessi decidere a voi, davvero, non famo, fate, fannamo, vedemo, no, nel senso, io credo che la paghereste più di 600 euro. Come, che ne so, il Tullio Grassi l'avreste pagato più di 900, o il Mario Rosario Allegretti costerebbe più di 500. Però vi voglio dire che un'opera come questa oggi a tesoro, grazie, a 600 euro è sinceramente regalata con le facilitazioni di, sì, ora andiamo, vediamo anche Rispoli, con le facilitazioni di pagamento che vi offre Aurora Arte. Facciamo rivedere 90, è agitato, l'ho visto agitato Mimmo, dagli un calmante, sì, come i cavalli, un po' di bromuro, non ho capito, 90 per 60 nudi donna, e c'è, perché è appunto bene che stia tranquillo. Poi andiamo avanti, e beh, qui abbiamo un quadro eccezionale al 19, eccolo, mamma mia, è un corso d'acqua, un fiume nella neve. Lui si chiamava Steven Outrage, pittore di origine francese che è vissuto per molto tempo in Lombardia. È un olio 38,5 per 60, un olio su tavola, fa esite, guarda che meraviglia. Sì, è tavola, ma ha fatto benissimo, guarda questa chiesa, il paesino tutto innevato, ma bello bello bello. Poi la cornice, ragazzi, è una super cornice, mamma mia, pensate che signori, ma veramente, guardate, io mi vergogno a dire, io veramente qui ve li devo dire i prezzi perché li vediamo una volta e basta, poi spariscano tutti, quindi non possiamo far segreti qui, e chi c'è c'è, chi non c'è uguale, nel senso che domani se me lo chiedi già non c'è più il quadro, che li vendiamo tutti. Però un'opera come questa a 900 euro da scontare, 450 euro a Roma, sapete come dicono, ma di che, ma e qui invece dicono, ma c'è da avere, ma insomma, cioè, ma di cosa, ma non esiste, ma 450 euro, se vai, le cornici le vendono, le cornici antiche le vendono, costano un botto, costano un botto le cornici antiche. Questa è una cornice sua, 38,5 per 60, Steven Outrage, mi sembra un gran quadro, pittore francese, anni 50-60, pittore che nasce alla fine dell'Ottocento, in Francia, tesoro mio, questa è un'opera, secondo me, che perderla è un grave errore, a 450 euro. Sì, sì, poi c'è quello che dice adesso, aspetto, vedo, poi quello che succede. Non è un problema. Io vi dico che attendere nella televendita è solo una perdita di tempo. Se trovi, non credo, sarà una gara dura. Se trovi il quadro che ti piace, fallo tuo, confermilo, confermalo e vedilo a casa. E sì, come diceva Massimo. Quindi è giusto non perdere questa opera di Steven Outrage a 450 euro. Qui abbiamo al numero 20 una scena di genere interno. Mi sembra che il papà rimproveri la sua piccola. Come mi ricorda Cimaglia, che è stato un pittore della metà dell'Ottocento, tra l'altro pugliese di Vieste. Questo è Antonio Lanzillo, abilissimo pittore, paesaggista, ma anche di scene di genere. Sì, sì, la sta rimproverando. È un olio su tela 70 per 50. C'è anche, vedi, padre e figlia, vedi, 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 avevo azzeccato. Olio su tela, valore da 300.000, non a 3 milioni di euro, a 3 milioni di lire,
roba vecchia. Ca centro d'arte l'eccentrico di provincia di Napoli, espertise e tutto quanto. Il timbro Antonio Lanzillo, la controfirma Antonio Lanzillo. Hai capito? Quanto costa? Non ci credo, dai. Ma dai, 1200 euro da scontare. 600 euro scontata. C'è 400, questa cornice che è preziosissima, sulla cornice c'è 400 euro. Il quadro paghi 200 la tela. Ma dai, ragazzi, veramente, guardate, stiamo esagerando, eh? Stiamo esagerando, dolcissima, guarda, eh? Sì, sì, è un'opera anni 70, 80, non è un'opera antica, ma però è ambientata in un contesto dell'Ottocento, dei pittori ottocentisti, chiaramente. Non è un'opera di adesso, nel senso che, come qualche volta vi faccio vedere i mercati di Riccardo Colucci, che le persone sono vestite come vestiamo noi oggi. Quindi è un mercato di oggi. Invece vedi il mercato di Rolli. A proposito, sabato c'è un'opera di Rolli da paura, già ve lo dico. Allora, 20... Opera numero 20, Antonio Lanzillo, 600 euro. Tesoro, eh? Sì, sì, sì. Gran quadro di Lanzillo. Gran quadro di Antonio. Signori, non aspettate perché poi magari arrivate in due o in tre sullo stesso. Sì, lo so, tesoro. E infatti rimaniamo su questa, vediamola bene. Vediamola bene, 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 bene. Tesoro, tu sai... Tu sai bene, mi conosci, che se io posso aiuto sempre. E quindi, chiaramente, poi chiaramente si devono anche aiutare un po' da soli, perché io non è che arrivo nella loro mente. Al numero 21 andiamo in Lombardia e andiamo anche indietro nel tempo, perché è un'opera degli anni 60, direi. È un olio su tavola 2430, sembra quasi Milano, quello sembra il Duomo, non lo è, ma è una cattedrale, vedi che bellino? Ci sono i cavalieri, è un'opera, è anche firmata, ma non vi so dire da chi. La cornicetta è un amore, falla vedere, col passepartout ancora in vellutino, 450 euro meno il 50% fa... 225 euro. Signori miei, mamma mia, eh? 225 euro finale. 225 euro finale. Siate decisi, eh? Siate decisi, eh? È un bel quadro questo. Ah, sei andato a sinistra e poi a destra. Ho capito, eh? È bella, è uno scorcio di una città del nord, eh? Adesso è difficile, ho detto Milano, magari non lo è Milano, eh? Del passato, 225 euro soltanto, 225 euro finale. '22, Vincenzo Aprile, nasce a Napoli nel 1952. Ora vediamo, ci dovrebbe essere anche la controfirma. Intanto vi faccio vedere questo Deplian che parla di opere di Vincenzo Aprile. Questo è un 18x24. Ecco qua, qui ci sono le quotazioni di Vincenzo Aprile. 30x40, 9,50, 1 metro per 1 metro, 5.200. Poi sono delle misure diverse qui pubblicate. Pittore a tutto tondo, fa anche Natura e Morte davanti al mare. Qui c'è il Duomo di Amalfi. Qui c'è Positano di Notte, Positano un bar, a Trani, la costiera, Positano ancora, qui sembra Facincani, guarda, sembra Facincani. Marina Grande di Sorrento, cenni critici e la foto del pittore. Vincenzo Aprile nasce a Napoli nel 52. Eccolo qua, non ve lo posso dare perché ho solo questo. Allora vediamo il titolo,
una via di Napoli, una via di Napoli, 18x24, controfirmato l'artista per autentica, costa 500 euro da scontare del 50. 250 euro. Signori, vi devo dire altro? Vincenzo Aprile a 250 euro? Non lo so. Vincenzo Aprile a 250 euro? È tutta spatola, pittore impressionista davvero bravo? Però vedetelo voi, vedetelo voi. Opera numero 23. Questa è un'opera che si può attribuire certamente a Lionello Balestrieri. È un'opera degli anni 30-40, misura 13x23,5. È un soggetto tipico proprio. È un insieme di chierichetti in un interno di chiesa che spesso Balestrieri faceva, li ha fatti. Adesso l'opera non è firmata, io ve la vendo per scuola partenopea, anni 30-40. Misura 13x23,5, costa 500 euro da scontare. È ovvio che Balestrieri, se fosse firmata Balestrieri, la dovreste pagare 1.200 almeno. 250 euro scontata. Secondo me si può attribuire a Lionello Balestrieri o alla scuola o agli allievi di quel grande artista che è stato Balestrieri. A me piace, questo è un quadrettino a tecnica impressionista, quella classica che lui perfezionò in Francia, a Parigi, insieme a Scoppetta, a Ragione, a Delisio e all'altro, come si chiamava? Non ricordo, insomma erano 5 o 6. Allora, mi ricordo mai tutte e 6 perché 6 sono troppi. Mi ricordo Ragione, Balestrieri, Delisio, Scoppetta e mo ricordo. Vabbè, poi magari ve lo dico. 24, che bella! Scuola toscana, vedi? Guarda che bella natura morta. 40x50, olio su tela, meravigliosa anche la cornice, 700 euro da scontare. Guarda che meraviglia! Ma alla grande, eh? Hai visto che bello? Confermata la 23. Confermata la 23, anni 30-40. Scuola partenopea, scrive attribuibile a Lionello Balestrieri. È un bel quadro, 150 euro. Allora, signori, forza, 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 forza. Questa meravigliosa opera, questa natura morta, a 350 euro. Ho detto bene, Clara? Ho sbagliato? Sono andata a memoria. 350, ho detto bene. Ho detto bene, ho detto bene. Beh, questo notturno a mare, grande, bello, importante, è davvero imperdibile. Guardate questo notturno, mamma mia, è fantastico, fantastico. Signori, l'opera è anche firmata, io non vi so dire purtroppo da chi, perché ce l'ha data un committente, un privato, Algarini, che ne so, però è firmata. Pittura, scuola partenopea, anni 50, misura 70 cm per un metro, c'è una cornice che costa una fortuna. Se mi chiami ora, lo puoi confermare e vedere a casa a 1.500 euro, ovviamente da scontare del 50%. 750 euro. Se può fare sta vita? 750 euro un notturno bello come questo? Tesoro, questo è un bel quadro, eh. Sì, non sarà Salvatore Fergola, però mi sembra un gradevolissimo olio. Pensa che questo è la metà. Siamo alla metà delle opere. Siamo alla metà del discorso. Signori, approfittatene, datemi retta. Vedere un dipinto a casa non significa pagarlo o comperarlo, però ti riservi, ma quando mai, ma non esiste al mondo,
Guarda che sogno! Hai visto che meraviglia? No, è che... guarda che favola! Ma tesoro, ma ti rendi conto questa opera la paghi 750 euro, te la portano a casa, tu te la guardi, te la osservi, capisci, vedi, se non ti piace ci stringiamo la mano, siamo amici come prima. Anche la numero 19 è confermata. Grazie di cuore, ma questo è un bel quadro, non lo perdere, che mi tocca renderlo, perché è scaduto il mandato, mi lo devo rendere. Mannaggia li pesci, questo è un gran bel dipinto, non lo perdere, a 750 euro, a 750 euro. Ragazzi, 70 centimetri per un metro la tavola, un olio su tavola, anni 50, metà del secolo scorso, poi c'è la cornice, quando sarà 7? È un metro e 70 più 4, 84 per 1,14 m. È grande, ma mica che si ci sta. Dai, non lo perdere. Sotto abbiamo un bellissimo borgo innevato, un borgo toscano, un borgo lombardo, chi lo sa? Anche questa è firmata, ma la firma qui non sa nessuno, sa come si chiamano i pittori. Però siccome costa poco ed è bello, è del 1964, è datato vicino alla firma che non riusciamo a decifrare, è un 50x90, 50 centimetri per 90, olio su tela, paesaggio innevato del 1964, lo proponiamo a 1000 euro da scontare. Soltanto 500 euro scontato? No, Clara, non sono macchie, è la cornice proprio sua originale con delle decorazioni, decorata, è una cornice dipinta a mano, guarda, con lo smalto azzurro, bianco, rosso, azzurro ancora, tesoro mio, una cornice anche smaltata con gli inserti laterali. È un bel quadro, un'opera piacevole nel suo insieme, adesso stiamo vedendo la cornice, ma nell'insieme come nevicata, come borgo innevato è piacevole. Ragazzi, 500 euro, ma neanche le cornici state pagando. Ragazzi, ho detto oggi c'è un quadro per tutti, oggi un quadro per tutti. E qualcuno, io qualcuno, le mie colleghe di sopra, se cadi nei loro mani apri di cielo, apri di cielo, loro sono peggio di me, Forza, 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 attivatevi, signori cari, non c'è da pensare, a meno non esiste nulla, non da noi, da nessuna parte. Opera numero 27, ancora uno scorcio di mare del maestro Enrico Variale, guarda che meraviglia, vediamo cos'è qui. Marina di Pozzuoli, lui deve essere di Pozzuoli, qui c'è anche, vedi, una fotocopia, è un'opera del 2020, una pubblicazione, questo ve lo offro a 650 euro da strascontare. 325 euro. Eccolo qua, oggi questa è la scuola di Posillipo, molto bella, di impressionismo, davvero deliziosa, Marina di Pozzuoli. 40x30, lui è Enrico Variale. Enrico Variale. Non mi ricordo se è nato nel 64 o nel 62. Secondo me qui dietro c'è scritto. Aspetta che lo guardo, Un attimo. Nel 64, guarda. Pittore, ricordiamo, è nato a Napoli nel 64, ovviamente vive e lavora. Ha frequentato l'istituto d'arte, i suoi temi preferiti sono le marine, le spiagge, indubbiamente, perché vive in un posto senza il minimo sforzo e fantasia riesce. C'è la critica di Franco Mancini. Il timbro, tesoro mio, a 325 euro, pittore esperto, 64 a 56 anni, insomma, un pittore che dipingerà almeno da 30, non meno, Tesoro mio, 325 euro, lui è Enrico Variale. Al 28 abbiamo una scenetta francese, dolcissima, Giovanni Dominec. Mi ricordi quali Dominec negli anni 80, 70, costavano un botto.
è un paesaggio sul lago, la carrozza, le damine, eh? Lui insegnò a dipingere a Raffaele Capozzi, Dominic. 15x30 olio su tavola, 500 euro da scontare del 50. Soltanto 250 euro. Ancora col passepartout degli anni 70-80, col passepartout in tela. 15x30 olio su tavola, Giovanni Dominic. Tutta tecnica impressionista. Signori, qui non c'è da pensare, c'è solo da chiamare, anche perché sono tutte opere uniche. Non ce n'è due di quelle, tre di quell'altre, non sono stampe, non sono stampe, sono tutte opere uniche e in quanto tali andrebbero prese al volo e in quanto tali io vi consiglio di catturarle al volo. Ripeto, se siete indecise fra due opere, io due ve le mando per scegliere, eh. Non c'è mica problemi, ci mancherebbe. Al numero 29 andiamo nell'Alta Lombardia, sulle Alpi, dove dipingeva Athos Brioschi. Nasceva nel 1910, se non ricordo male. Oh, vedi? Dunque, aspetta che mo te lo dico. Sì, e moriva nel 2000, è morto nell'anno tondo, 2000. È vissuto 90 anni. Questa è un'opera degli anni 50, anni 50, graziosissima, metà del secolo scorso. La cornice è pure tutta artigianale, vedi? Tutta incisa, il passepartout in velluto. Sono le Alpi, firmato Athos Brioschi. Se non mi ricordo più quanto costa. Brioschi, sì. 600 euro da scontare. Ma si è regalato questo. 600 euro da scontare, 300 euro finale. Signori miei, meno di questi valori la pittura vera non esiste, eh? Cornicetta tutta incisa e lavorata, col salvocornice, quello che piace a Mino. Tesoro, è così, non c'è altro da fare, non c'è. Puoi solo chiamare e bloccare il prezzo. Gianfranco, per la signora Teresa, rivediamo un istante l'opera numero 16. L'opera numero 16 è Ernesto Cominetti, quello è un bel quadro, per Bacco, datato 1977, falla vedere. Tesoro, mica ci andiamo di fretta, eh? Non andiamo di fretta, con calma, rivediamo. Noi dobbiamo fare le 20, pensa che sono neanche le 5 passate da poco. Eccolo qua, Ernesto Cominetti, pittore che nasceva a Torino nel 1900 ed è morto a 90 anni nel 90. 30x40 olio, apparteneva a una collezione privata di Albenga, il mare che si infrange sulla scogliera, credo di Alassio, comunque della Liguria, queste sono le zone ligure che lui realizzava in tarda età, costa 850 euro da scontare, viene 425 euro. Tra l'altro la cornice interna è la sua, l'esterna l'abbiamo aggiunta noi per dare rinforzo, perché ci sembrava poco questa e l'abbiamo fatta fungere da passepartout. Vedete che questa c'era e questa l'abbiamo aggiunta noi. C'è il timbro, tesoro mio, vedi, collezione privata CF Albenga, questa viene dalla Liguria. A 425 euro, questo è proprio un bel quadro, eh? Questo è proprio un bel quadro, una bella marina, questo mare in burrasca. Ernesto Cominetti, vissuto 90 anni. Come Brioschi, è nato 10 anni prima di Brioschi, è morto nel 90, Brioschi è nato nel 10 e morto nel 2000. Quello che stavamo vedendo prima. Due pittori completamente diversi, eh. Poi se lo vuole lo mettiamo il vetro, non è un problema. Se lo devo portare a mano, lo mettiamo, spedirlo col vetro no, se può spaccare. Noi il vetro lo sconsigliamo però. Andiamo a vedere l'opera numero 29, Athos Brioschi. Athos Brioschi. 30x40 olio su tela, abbiamo detto a 600 euro da scontare, si vede benissimo Pino, guarda il monitors. Soltanto 300 euro?
Pensate, un quadro degli anni 50, bello. Lui nasceva nel 10 e moriva nel 2000. È un'opera che ha fatto a 40-45 anni, nel mezzo del cammin di sua vita, vissuto 90 anni. Un bel quadro anche con la cornice originale. Ed ora andiamo a vedere il grande maestro Franco Rispoli. Io vi dico, questo è un Rispoli bello come un Vincenzo Irolli, mi azzardo a tanto. 70x50, olio su tavola, anni 70 del Novecento. Anche l'espertise di un perito del tribunale. Nasceva a Napoli nel 1921 e moriva a 68 anni nel 1989. Fu allievo di Franco Rispoli e di Alessio Isupov. Ma qui è proprio un omaggio al suo maestro Irolli. Questo è un omaggio a Vincenzo Irolli che lui ha fatto. Questa giovane popolana col velo in testa. Ricorda molto le figure di Rolliana Memoria, soprattutto queste macchie di colore che Irolli faceva spessissimo. C'è la targhettina, suo originale. L'opera ha la sua cornice dell'epoca, olio su tavola 70x50. Lui è Franco Rispoli. Questo è un quadro da 3.800-4.000 euro. Una sola chiamata, un solo intervento, soltanto 2.700 euro da scontare del 50%. 1.350 euro scontato. Che bel quadro. Fermati, si vede benissimo. Opera strepitosa di Franco Rispoli. Tra l'altro un prezzo ridicolo. Ho un'opera proprio più grande che costa il doppio. Ed è un prezzo buono anche quello, eh. Guarda che meraviglia, qui c'è veramente urgenza, urgenza, urgenza di realizzo. Anche l'espertise, che un'espertise costa 400-500 euro. Pensate cosa pagate il quadro. Niente. 70-50. Che tempi, ragazzi, mamma mia. Che tempi, eh? E si paga anche in 12 mesi a tasso zero con una rata di 113 euro. 113 euro al mese in 12 mesi a tasso zero. Mamma, signori, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Non ci voglio credere che perdiate un'opera di Franco Rispoli di questa bellezza, di questa qualità, di questo livello, di questo entusiasmo ad una cifra così piccola. 1.350 euro. Signori, io sono sempre molto chiaro. Nella mia esposizione li vediamo oggi, non li vediamo più questi quadri. Poi andiamo avanti nelle giornate di pittura con la pittura dell'Ottocento. Poi vedete i rolli magari di questa dimensione, sentite 12.000. Eh? Oppure uno più piccolo, 7.000, qui 1.350, siamo d'accordo che non è Irolli, è Franco Rispoli, ma io ho venduto i 30-40, qui a Aurora, mica da altre parti, 30-40. Andiamo avanti. Oggi è 9, eh? Allora, che bel mese settembre. Qui abbiamo un dipinto che è firmato, ma non vi so dire da chi, di scuola olandese degli anni 50. Misura 40x60, olio su tela, 750 euro da scontare del 50%. Soltanto 375 euro. 375 euro. 300, fidati, dammi retta, dai retta a Gianfranchino, guarda che sogno, a 350 euro, a 350 euro, 375 euro, hai ragione,
tanto uguale, 3,50 o 3,75 è sempre una cifra che fa veramente il solletico a tutti, fa ridere proprio, eh? Non lo perdere, scuola olandese 40 per 60 a 375 euro. Ed ora andiamo a vedere invece un piccolo paesaggio innevato degli anni sempre 50-60 del maestro Kurt Lange, che ha il cognome di una grande casa, mi ricorda dei bei momenti, la Langen & Son, grande casa orologiaia Deutschland, orologi di altissima precisione, costosissimi. Questo è un 20x30, lui Kurt Lange, un pittore mitteleuropeo, 20x30 olio su tela. A meno di questo non c'è nulla, 350 euro da scontare. 175 euro scontato? Cioè, sì, 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 175 euro, giuro, giuro. Con la cornice tutta scolpita in foglia oro, ti arriva a casa, perché a casa ti arriva, non è che possiamo consegnartelo, eh? Insomma, capite che 175 euro, insomma, eh? Olio firmato Kurt Lange col certificato di garanzia, un paesaggio innevato, esatto, guarda che bello, il telaietto è quello di una volta, vedi, sottile sottile, su tela, prezzo 3,50, diviso 2, se la matematica non è opinione, è 175 euro. Signori, questo è, io vi regalo la pittura, non la gradite, è uguale, io già so come siamo combinati, quindi non mi meraviglio, vedete che non sto neanche commentando, qualcosa un po' mi meraviglia, ma è uguale. Poi andiamo avanti, opera numero 33, abbiamo un gradevolissimo acquerello di un nostro carissimo amico che è venuto più volte ospite del nostro studio all'inizio proprio, Giuseppe Laficara, di origine calabrese, vive e opera a Bari, è un acquerello su carta 37x28, figura di donna, è più moderno che antico sinceramente, però sta, è carino, poi a 570 euro da scontare. È un regalo. 285 euro. 285 euro finale, guarda che bella figura femminile, attuale, perché è un pittore moderno, chiaramente non è una figura del passato, no? Vi dico i quadri moderni e i quadri antichi, c'è distinzione, c'è distinzione. Signori, su, eh? Mi raccomando, vi vedo infervorati. Vi vedo davvero infervorati, entusiasmati proprio, eh? È un piacere, è un grande piacere. Poi al numero 34 troviamo invece, andiamo in Toscana, guarda che carino questo paesaggio col gregge, bellissimo, misura 16x32,7, anni 50 del Novecento, costa 600 euro da scontare del 50. 300 euro soltanto. Vedi? Fanelli, Fanelli. Fanelli, Fanelli, Fanelli. Dovrebbe essere firmata Fanelli. Guarda che meraviglia. Beh, Fanelli è un cognome classico toscano. Graziosissimo. Signori, forza, 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 non perdetevi d'animo, non perdetevi d'animo, Francesco Fanelli, vedi? Questo è veramente Francesco Fanelli. Ritirato, costa 4 volte, pittore che nasce a Livorno l'8 marzo del 69 e muore a Bagno a Ripoli nel 20, dai ve lo lascio, è lo stesso, dai, è un errore, ma secondo me neanche il proprietario se n'era accorto, no, la pittura è quella, studia l'Istituto d'Arte di Lucca, vi leggo tutta la storia,
Questo è Francesco Fanelli, sotto la direzione di Marcucci e Norfini, muove i passi in sintonia con la direzione pittorica livornese, per poi deviare verso nuove impressioni francesi, importante in Toscana da Alfredo Müller. Negli anni 90 e l'Ottocento partecipa a mostre nazionali con quadri di ambientazione Torre Laghese, cioè il club La Bohème di Giacomo Puccini. In onore di Giacomo Puccini, che risiedeva a Torre del Lago, registrò la presenza di Angiolo Tommasi, Ludovico Tommasi e Plinio Lomellini. 30 secondi e sparisce e poi cambia il prezzo, ve lo dico subito, 30 secondi e cambia il prezzo. Il prezzo è sbagliato, è un quadro che vale almeno a regalarvelo il doppio, ed è un'opera non degli anni 50 ma del primo decennio del XX secolo, perché muore nel 24. Quindi vedete che tante volte facciamo errori anche noi. Vabbè, se lo teniamo noi che è meglio, dai. Facciamo il 34, cancellano, non è in trasmissione. Francesco Fanelli, correggilo. Tante volte anche noi dirigiamo, anch'io l'ho letto, ma è Fanelli quello. Così dipingeva. Allora, 35. Meno male che dormono, quindi stanno a posto. Allora, Lucien Den Arend nasce in Olanda nel 1943, ancora vivente, è un olio su tela 65,5x91, lo offriamo a 1000 euro da scontare del 50%. Soltanto 500 euro? No, Clara, non è più in vendita Fanelli. Fanelli non è più in vendita. I 30 secondi sono passati da 2 giorni. Dai, insomma, 300 euro in quadro, a buttarlo da finestra 600. Cash però, non scontro. Dai, lasciamo, su, per favore. Al club La Bohème, con Tommasi, con tutti quelli lì, dai, per favore, su. Non l'avevo visto neanch'io, Non l'avevo visto neanch'io. Allora, tiriamo fuori fra un paio di mesi il nuovo comunque di zecca. Cambiamo la cornice. Allora, questa è anche datata 1965. Lucien Den Arend. Guarda che meraviglia. Tesoro, mi sono sbagliato io, abbiamo sbagliato noi. È stata sbagliata la descrizione, il prezzo è tutto. Guarda che meraviglia! Guarda, io ho dato il tempo, vedete, io ho fatto anche il gesto, ve l'ho anche lasciato 30 secondi, ma non è che ci devi pensare un mese. Io non faccio le scene, non è che recito, l'ho fatto su altri, no. Rispoli regalata a 1350, ma consapevole. Qui non c'è consapevolezza, l'avevamo battezzato Scuola Toscana. Poi leggendo dico Fanelli, però non lo conoscevo Fanelli. Ho visto su internet, ho visto delle immagini, è uguale, è lui, è Francesco Fanelli. Non lo sapeva, ma non l'ho fatta io però, adesso non voglio tirarmi fuori, ma siccome sono le signore dei piani di sopra che mi aiutano, evidentemente in un blocco di privati, perché qui non ci sono quadri di commercianti, evidentemente è entrato in mezzo, io l'ho visto di sfuggita, dico sì, Scuola Toscana, non ho visto le foto, non ho visto nulla. Non l'ho visto neanche quando l'abbiamo portato in corniceria, nulla, però adesso guardandolo è Fanelli. Ve l'ho lasciato per 30 secondi, però poi diamogli un giusto, ma anche per il proprietario stesso, che non sapeva di avere Francesco Fanelli, che è un buon pittore. Allora, questo l'abbiamo visto a 500 euro, questo paesaggio innevato al tramonto, questo borgo olandese. Sotto c'è una bella opera, molto tranquilla, che mi ricorda un pittore che ne abbiamo venduti tanti, sia io che Giacomo. Mi ricorda Lorenzo Scolavino. Esatto, ma è un altro artista olandese che si chiama, perché è ancora vivo, Gustav Van Velde. Nasce nel 1944, è un olio su tela 40x80, costa 900 euro da scontare del 50%. Soltanto 450 euro? Soltanto 450 euro.
me che? Guarda che meraviglia, ma non... chissà perché. Esatto. Guarda che favola, 40 per 80. Poi andiamo a vedere l'opera numero 37. Questo è un quadro dell'Ottocento, questo è un bel quadro. Questo è un quadro che a me ricorda Palizzi. Non è firmato, questo non è firmato sicuro, che questa me lo ricordo bene. È una pastorella vicino a un gregge di pecore. Erano i soggetti di Filippo Palizzi. Non è firmato Filippo Palizzi, però è un bel quadro. Guardate questo gregge di pecore come è fatto. L'opera è piccolissima, misura 17,2 x 25,5. La tavola è antica e la cornice è anche la sua. Abbiamo rifatto solo il passepartout, che era tarlato, era rovinato evidentemente. Costa 1000 euro soltanto, da scontare del 50. 500 euro. Guarda la qualità di questo soggetto. Abbiamo detto 17,2 x 25,5. Scuola di Filippo Palizzi. No, più Palizzi, più Palizzi. Famiglia Palizzi quella, te lo dico, te lo dice Gianfranchino. Bel quadro. Bel quadro, bel quadro. XIX secolo, olio su tavola, 1880-1890, nemmeno un quadro che ha 300 anni, però è un quadro che ha i suoi 130-140 anni, sì. O paghi 500 euro, sarà mica caro, tesoro mio. Al 38 abbiamo un pastello su carta, un vaso di fiori, guarda che carino, un vaso di fiori di scuola italiana, anni 60, misura 30 x 23, costa, questo è il quadro che costa meno, 300 euro da scontare del 50. 150 euro? Costa 25 meno dell'altro, l'altro costava 175, questo è quello che costa meno, 150 euro, anche il vetro, perché essendo un pastello deve avere il vetro, deve essere protetto. Vi vedo davvero elettrizzati, mi fa piacere perché vi vedo proprio in forma oggi. È un piacere, è davvero, davvero un piacere. Allora, 30 x 23 per questo pastello a 150 euro. Poi l'opera numero 39 è Capri di Vincenzo Aprile. Guarda che carina che è, abbiamo visto prima. Questa è Capri, il Monte Solaro. C'è anche il certificato di garanzia autenticità, timbrato da Vincenzo Aprile, 24 x 18 Capri, timbro, costa 500 euro come l'altro, da scontare del 50. Soltanto 250 euro? 250 euro, signori miei. Vincenzo Aprile nasce a Napoli nel 1952. Io sapevo che viveva a Pescara, Leblanc dice Napoli, forse Napoli, lo so. Fra Napoli, allontanati un pochino, è vicino al Monte Solaro, questa pastorella al pascolo con le pecorelle, l'entroterra caprese, 250 euro, 250 euro. Siamo in orario comunque, vedi che adesso... ce li stiamo facendo durare, in modo che sempre abbastanza blando, anche perché insomma dare ritmo è anche inutile. Vincenzo Aprile, il grande Aprile, questo è un bel quadro, figlio della scuola partenopea dell'Ottocento. Al 40 abbiamo un altro grande ritrattista, guarda, è un'opera vecchia, vecchia, vecchia di Antonio Manna, più conosciuto nell'ambiente artistico come Tonino Manna, una popolana, una zingara, 70 x 50 olio su tela, 70 x 50 olio su tela, lui è Antonio Manna, una sola chiamata, nasce a Napoli nel 1952, soltanto 1200 euro, da scontare del 50%. Soltanto 600 euro? Caro mio,
Caro mio, caro mio, caro mio. Mamma mia che bello che è. Mamma mia che meraviglia. Signori, forza e coraggio. Forza e coraggio. Poi andiamo a vedere l'opera numero 41, che è di Mario Gachet. Mario Gachet. Lui nasceva in realtà da genitori francesi a Torino nel 1879 e moriva intorno al 1940. Fu un ottimo artista, un artista importante, che fu allievo, studiò con Vittorio Cavaleri e si instradò verso il paesaggio, ma anche il quadro di composizione. Il suo primo dipinto fu esposto alla promotrice torinese del 1896 e poi partecipò alla quadriennale del 1902 e poi espose anche in America del Sud. Una sua opera è nel Museo Civico di Torino, partecipò alle Biennali di Brera e alla Mostra dell'Economia Montana a Milano nel 1929 e fu premiata con la medaglia d'argento. Un artista importante, davvero di grande qualità, ripeto, allievo di Vittorio Cavaleri. Questa è un'opera del primo quarto del XX secolo, misura 45x56,5, costa soltanto 1200 euro, da scontare del 50%. 600 euro scontato. 600 euro finale. Opera numero 41 della scaletta di oggi. Ma ti dico io, credimi. Di che? Guarda che meraviglia. Mario Gachet, Piemonte. Un bel giardino, è un parco, sembra un parco, bel quadro. Poi rimaniamo sulle zone dell'Alta Italia, questa importante opera. Qui siamo nell'Alto Piemonte, verso la scuola di Roda, è un 700 olio su tela, siamo tra il 1930 e il 1940, in realtà l'opera è anche firmata, però non siamo riusciti, Fornarini, non si capisce bene la firma, quindi non vogliamo inventare. Mentre prima, guardando il quadro, ho letto chiaramente Fanelli, però prima di dire sì, non lo conoscevo neanch'io. Poi ho letto un attimino e ho capito di che circolo faceva parte Francesco Fanelli, del club La Bohème di Torre del Lago, era uno vicino a Plinio Nomellini. Plinio Nomellini di quella misura, ci vogliono 15.000 euro un Plinio Nomellini così, Non è Plinio Nomellini, sono d'accordo con voi, ma non è neanche un quadro da 300 euro. Quindi cerchiamo anche di dare il giusto valore alle opere. C'era scappato, anche il proprietario non sapeva neanche che cosa aveva, ma noi, siccome siamo molto chiari e onesti, è bene comunicare al proprietario, adesso poi andrò a fare una ricerca, il pittore che è, e che aumentiamo il budget, l'importo da versare eventualmente fosse venduto. È anche corretto, no? Io credo, se fosse stato vostro quel quadro e non sapeste cos'era, non mi avrebbe fatto piacere sapere che era un quadro di Francesco Fanelli del primi decenni del XX secolo, nel 24, un pittore che ha fatto parte del club La Bohème di Torre del Lago di Giacomo Puccini. Quindi aumenteremo il prezzo perché è giusto farlo. Questo è un quadro che è della cerchia di Roda, perché l'immagine è della scuola piemontese, queste montagne, la neve, è firmato, però qui la firma l'ho vista e rivista, lì non l'avevo vista io,
è la prima volta che vedo quel quadro, quindi non l'avevo mai visto. Questo l'ho visto già un'altra volta, ho guardato parecchio la firma, ma non ho saputo riconoscerla. 7100 olio su tela, è chiaro che se fosse Roda io dovrei proporvelo almeno a 5.000 euro. Questo costa 2.400 da scontare del 50%. Soltanto 1.200 euro? La cornice. La cornice pagate, perché la cornice è anche la sua. È firmato, ma non vi so dire da chi. Quindi 1.200 euro paghi. Non sottovalutate il fatto di pagarle anche in 12 comode rate a tasso zero. Bene. Ad esempio con 100 euro al mese. Beh, qui è facile, 1.200 diviso 12 fa 100, eh. Bravi. Senza calcolatrice. Senza? Sono già vantaggi. Beh, mica è facile. Esatto. Allora, opera numero 43. Ulvi Liegi, mi piacerebbe, però lo sai che gli somiglia tanto a Ulvi Liegi? Ha i colori che usava Ulvi Liegi, è una scuola toscana, si riconoscerebbe fra mille, non è firmato, però potrebbe sembrare Ulvi Liegi. Ulvi Liegi 50-40, 10.000, 12.000, ne ho avuto uno, l'ho mandato a un caro amico collezionista, ne sta arrivando un altro però, Presto avremo un'opera di Ulvi Liegi, aspettiamo che sia più fresco, facciamo passare la bufera. Allora, qui siamo in Toscana, anni 50-60, è un 50x40, non costa 15.000 euro ma costa 700 euro da scontare. 350 euro. E non è Ulvi Liegi, però gli somiglia ai colori, alla tecnica di Ulvi Liegi. 350 euro finale, alla buona, Ma le scuole le vedi, quando dipingono così sono toscani, si vede anche l'opera di Fanelli, un gioiellino. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. No, guarda, sono già pronto. Tesoro. Ma guarda, io ti dico, guarda, adesso sinceramente. Andiamo a vedere l'opera numero 44, che è questo scorcio di rovine, questo si chiama capriccio architettonico, è una scuola romana, è un paesaggio fluviale vicino Roma, evidentemente, dell'ultimo quarto del XIX secolo. C'erano dei grandi artisti romani che amavano realizzare queste opere, L'opera è vecchia, la tela è vecchia, la cornice anche. Si definiscono capricci architettonici. L'opera misura 80x50 olio su tela. Siamo tra il 1880 e il 1890. Costa 1.500 euro da scontare del 50%. Soltanto 750 euro. Soltanto 750 euro. Signori, siate rapidi, che poi le perdete e poi, Credo neanche, mi sa, guarda che sogno. Signori, forza. Vi vorrei sentire. Tesoro, ma che scherzi. A questi valori economici, ragazzi, qui siamo di fronte a un quadro dell'Ottocento. Però, Vedo.
46 è una bella natura morta. No, fai 46 perché abbiamo girato i numeri. Eccola adesso, guarda. Mario Gachet. Allora, qui abbiamo un'opera del maestro Vincenzo Ciardi. È un olio su tela 50x70. Qui non pagate neanche la cornice. Questa è la famosa cornice barocca. Per autentica, Vincenzo Ciardi, Napoli, un pittore napoletano, 1300 euro da scontare del 50? 650 euro. Gianfranco, dovremmo rivedere il numero 41. È 41, certo che vediamo, 41. Qui ci viene la febbre al 41. Firmato e controfirmato. Bella natura morta di Vincenzo Ciardi. Allora, andiamo a vedere l'opera numero 41 con calma, riflettete attentamente, che potrebbero essere delle cifre troppo alte. Allora, qui abbiamo un'opera di Mario Gachet, primo quarto del XX secolo, 1910-1920, 45 mi pare per 56, 46 per 50, no, 45, quant'era? Johnny? 45 per 56,5, firmato a 1200 euro da scontare del 50. Ha un velatissimo craquelé in questa zona, ma è un quadro che ha 100 anni, eh? Qui ha un velatissimo craquelé, ma è un quadro d'epoca, eh? No, ve lo dico perché i quadri antichi possono subire, ma la superficie pittorica non è stato restaurato, non è stato ritoccato nulla, così era 100 anni fa, così è rimasto, Mario Gachet. No, ci tengo a dirlo perché a me piace essere sempre molto chiaro, molto chiaro. Mario Gachet, certificato, portato a casa tua. Allievo di Vittorio Cavalleri, Vittorio Cavalleri, che noi abbiamo massacrato, ma mi pare che ha insegnato a dipingere a tanta gente sto Cavalleri, Andiamo a vedere l'opera numero 46, rivediamo Vincenzo Ciardi, con calma, ecco, non facciamo che poi, riflettiamo attentamente. Allora, l'opera numero 46, Vincenzo Ciardi, olio su tela 50x70, da 1.3650 euro. Adesso trovatemi un commerciante che vi dà un quadro, una natura morta, firmata, controfirmata, certificata, portata a casa tua, con questa cornice, perché non è che te lo faccio vedere con questa e poi ti do la bacchettina d'oro sottile. Ti arrivo a casa a questa cornice e questo quadro, a 650 euro. Sarai tu a controllarlo, a vederlo. Ok? Bon. 45, torniamo indietro perché l'avevo spostato, questo sopra faceva riflesso. E qui abbiamo una bella marina di Enrico Variale. Vedi la che 41 bella. È confermata. La 41 è confermata. Oddio, madonna, sono passato davanti, chiedo scusa. 50x70, mi sono sbagliato. Olio su tela, Enrico Variale, da 1.200 euro, se la memoria non mi inganna. Non mi inganna. 1.200 euro, 600 euro finale. Guarda che bella marina ariosa, Enrico Variale nasce a Napoli nel 1964, pittore appena 56enne. Forza signori cari, forza! Forza signori cari, forza! È importante non lasciarsi sfuggire queste magiche occasioni. Eccolo qua! Queste magiche occasioni, tra l'altro è una delle poche marine oggi. Poi al numero 47, no, hai sbagliato, hai sparato male, ma lo stesso, c'è una scuola veneta davvero molto grande. È un'opera 97x76 degli anni 50, forse anche prima, secondo me anche più vecchia degli anni 50, io direi anche
anni 40, 50, questa è prima metà, se non prima ancora. La cornice è la sua, c'è un paesaggio lacustre con dei cipressi in una giornata uggiosa. Scuola veneta, ripeto, anni 50, olio su tela 97x76. Signori, neanche la cornice, 1500 euro da scontare del 50%. Tanto 750 euro. Signori, ma vi rendete conto? Ormai siamo in chiusura carrellata, mancano tre quadri, poi li rivedremo tutti. Che oggi la forbice dei prezzi va da 150 euro del 38 ai 1350 del 30. Una forbicetta così strettissima. Cioè non c'è un quadro, dice, mamma mia, oddio quanto costa. Qui c'è un quadro per forza. Perché? Perché a me non c'è niente. Se mi seguite poi sabato, lunedì, mercoledì, non c'è nulla a questi prezzi, rapportata alle dimensioni, ai valori chiaramente, perché è un genere di pittura diverso. Queste sono le grandi, grandi, grandi occasioni. Questo è un bel quadro, eh? 750 euro. Signori, io più di questo che vi devo dire, eh? Che vi devo dire? Che vi devo dire? Fatto molto bene, scuola veneta, anni 40-50, prima metà del XX secolo, con la sua cornice originale, insomma 750, io credo che rimaniamo in Veneto, perché al 48 abbiamo due acquarelli di Giuseppe Zago. Non ha parentela con gli altri Zago, sono diversi pittori con il cognome Zago. E veneti. Nasce a Venezia nel 1881 e muore nel 47. Qui siamo nel primo quarto del XX secolo. Sono due acquerelli che raffigurano Venezia. Questo è un interno, è un cortile, e l'altro è un bacino di San Marco. 21x28 per la coppia, 600 euro da scontare, tutti e due. 300 euro soltanto. Le cornici arcuate costano di più, tesoro mio. Ah, che bello. Per la coppia 300 euro scontati, 21x28, due acquerelli firmati, certificati, Giuseppe Zago. Venezia. Guarda che meraviglia. Con calma riflettete attentamente. Poi oggi è mercoledì, il mercoledì solitamente particolare, eh? Poi ritorniamo in Toscana, dai che ne abbiamo ancora due, e finalmente ci pigliamo il caffè, perché tanto credo che altro non è che possiamo fare. Bruno Tintori mi ricorda la mia infanzia, esponeva sempre sul lungomare a Viareggio. Lui è nato a Livorno, eh? Guarda che bello paesaggio, 50x70 del 1974, vedi? Bruno Tintori, vedi? Viveva al Lido di Camaiore, in via Vecellio, c'era il numero di telefono, Lido di Camaiore, vicino Viareggio, me lo ricordo come fosse adesso, guarda. Esponeva vicino al cinema Eden, tra il cinema e una gelateria, era fisso. Negli anni 70, questi anni qui, 750 euro da scontare, Bruno Tintori, pittore nato a Livorno però, se non ricordo male, eh? È un paesaggio lacustre su una montagna innevata, vicino a una montagna innevata. Pittura più moderna che classica, Bruno Tintori, tesoro, costa niente, 375 euro. Ah, nasceva a Livorno nel 1917 ed è morto nel 91. È azzeccato un numero in finale, girati tutti, eh? Fa niente, 49 Tintori. E non è colpa mia se li sbaglia lui i numeri, eh? Io ho cambiato solo 45-46, gli altri li hai messi te, eh? Se sono tutti girati lì, vuol dire che hai sparato male. Chi ha sbagliato? Giovanni? Sì. Al 50, l'ultima opera, una delle più importanti, Aldo Parmigiani, pittore che nasce a Milano nel 1935, nel quartiere Affori, se non mi ricordo male. Eccolo qua. Aldo Parmigiani, grande artista, eh? È un olio su tela il 17 ottobre del 35.
È un olio su tela 50x60, una sola chiamata, un solo intervento, 2000 euro da scontare. 1000 euro. 1000 euro finale, 1000 euro finale. Aldo Parmigiani, bella pure la cornice, tutta artigianale. Eccola qua. Vai a lavorare, vai. Guarda che meraviglia. Sì, anche perché lì voglio dire, non è che... Hai visto? Guarda che sogno. Bene, abbiamo terminato la carrellata. C'era un proverbio che diceva, mi pare, pensavo piovesse. Non che diluviasse, diluviasse sarebbe non che ci fosse lo tsunami. Direi che siamo in pieno tsunami, Pino, eh? 50 opere, me ne confermate 5, dai 150 ai 1350. Io non saprei come aiutarvi, non saprei davvero come aiutarvi. Ricominciamo dall'uno. Non saprei come aiutarvi. Ricominciamo dall'uno, diciamo misura e prezzo, non avete proprio l'ispirazione, non avete la connessione giusta, secondo me, eh? Però è uguale, eh? Allora, opera numero 1, paesaggio fluviale. L'artista si chiamava, perché è morto, William Christens. Nasceva nel 1878 e moriva nel 54. È un olio su tela 36x56,5 degli anni 30. Costa 800 euro da scontare del 50. Scontato viene 400 euro. 400 euro finale. Bene anche farle, perché meno uno sì, capito? Poi la numero 2, abbiamo un artista milanese, questo bel vaso di fiori, guarda quanti fiori colorati, di tutti i colori, rossi, gialli, azzurri, eh? Una super composizione floreale, ma non confusa, ben distinta, ben realizzata. È un olio su tela 60 cm per 50, costava 850 euro. Scontato viene 425 euro. 425 euro finale. Un gran bel quadro questo, eh? Giuseppe Barbarisi. Opera numero 3 è del maestro Antonio Pecoraro, pittore ancora vivente, 82enne, ma non dipinge più da tempo. Qui abbiamo i rammendatori delle reti, i pescatori che rammendano le reti sulla spiaggia, si intravede il mare. È un'opera 18x24 degli anni 70 del Novecento, con la sua cornice dell'epoca, ma soprattutto il suo certificato di garanzia dell'anno 1974. Fu comprato a Roma il 22 agosto del 74 a Via Nazionale. C'era una galleria, la Galleria Esedra. Vedi? Antonio Pecoraro, composizione, il titolo, hanno sentito la composizione. È un olio su tela 18x24, costa 700 euro da scontare del 50. Scontato viene 350 euro. 1974. Antonio Pecoraro, a me ricorda molto Pietro Scoppetta. Pietro Scoppetta. Sì, è chiaro che non è Scoppetta, ci mancherebbe, però non costa 350 euro. Un olio, eh? Un olio, un olio. Ho mandato per sapere a Marco, ma non mi ha risposto. Stasera lo chiamo. Guarda che meraviglia. Signori, forza.
signori, forza, queste sono opere da fulminare. Ma ripeto, abbiamo prezzi che vanno dai 150 euro ai 1350, ma c'è tutta la pittura che vuoi. Poi è chiaro che se tu aspetti di trovare i rolli anziché fattori in questa trasmissione, non la trovi, perché trattiamo di pittura grosso modo del Novecento. Poi in mezzo c'è il capriccio architettonico, c'è Mario Gachet, c'è forse qualche altra cosa, il primo quarto, ma fermati lì. Ma ragazzi, ma, 100, ma oggi con 2, 3, 4, 5, 600 euro, ma cosa volete comprare? Le petecchie, le fetecchie, no, no, non i quadri di pittori veri. Mi danno i quadri cinesi, che non sono neanche più tornati, non sono mica più visti, Giacomo. Non si vedono più quelli che mettono tutti i quadri in fila, forse hanno capito che... tesoro mio, è perché è chiaro, è 1, 2, 3, 0, 0, 0, poi... tesoro mio. Allora, andiamo a vedere quest'opera di scuola lombarda, molto bella, degli anni 50, è un 20x25, anche devo dire elegantemente incorniciato con la sua cornice originale. Siamo tra gli anni 50 e 60, olio su tavola 20x25, costa 600 euro da scontare del 50, scontato viene soltanto 300 euro, 300 euro finale. No, no, ci sono due mucche al pascolo, la mucca e l'agnellino, la vitellina forse. C'è il cielo un po' tumultuoso, nuvoloso, bello, un quadro, è un'opera naturalistica, un'opera classicheggiante, un'opera, grazie caro, davvero, davvero fenomenale. Gianfranco, scusami, dovremmo rivedere l'opera numero 8. 8! 8 è Mazzacherini, quello è un bel quadro. Insomma, sì. Sì. Aspetta, facciamoci prima, e poi sì. No, in genere. Ho capito, tesoro mio, li vedo infatti, ci sono, 40x70. Anni 70-80 del Novecento, pittore che nasce a Livorno nel 1940 e muore a soli 59 anni. Pittore che viene dalla scuola labronica, 40x70, Franco Mazzacherini, da 1.600 euro. Da 1.600 euro. Franco Mazzacherini. Hai visto che non mi sbagli, che Gianfranco non si sbaglia? Buono il caffè col ghiaccio, è proprio buono, eh? Adesso fra un po' non lo prenderemo più perché è passata l'estate, però il caffè col ghiaccio è proprio buono. Ma che dicembre? Adesso a ottobre già smettiamo. Mazzacherini. Franco Mazzacherini, pittore livornese, labronico. Allora, signori, forza e coraggio. Poi andiamo a vedere l'opera numero 5 che abbiamo lisciato, anzi, vediamo la 4 di scuola lombarda. Ragazzi, questo è un bel quadro, una bella tavoletta. 20x25 a 300 euro, me la perdete? Ragazzi, è un quadro... Ma a dir bene anni 50-60. Confermate le opere 3 e 8. 3 e 8, Pecoraro e Mazzacherini. Ma sono da prendere tutte e due, tesoro, con due baiocchi. Ragazzi, ma col 50%... E due baiocchi. Signori, io voglio dare massima importanza al denaro, ci mancherebbe. Però se parli di pittura vera, perché questa è pittura vera, questa è pittura vera, Mazzacherini è vero, Variale è vero, cioè pittori che esistono, non puoi parlare di questi valori. Un paesaggio come questo, fallo vedere, a 300 euro non ci sta con quella cornice, non ci sta, non esiste. Al numero 5 vediamo l'opera di Enrico Variale, che nasce a Napoli nel 1964,
figlio ha frequentato l'istituto d'arte, figlio della scuola partenopea del XX secolo, è un olio su tavola certificato garantito 40x30, costa 650 euro da scontare del 50%. 325 euro super scontato. 325 euro super scontato. Allora, opere come queste, anche una bella cornice barocchetta, dietro c'è il certificato di garanzia, vedi? Enrico Variale, olio su tavola, firmato, datato, portato a casa tua con questa cornice che vedi a 325 euro. Troppo? Cioè io questo vi chiedo, 325 euro è troppo? Non lo so tesoro mio, ma boh, andiamo avanti. Allora andiamo avanti, l'opera numero 5 è codesta. Opera numero 7, pittore impressionista francese Claude Barnet. Claude Barnet, c'è anche la 40x50 su tela, pittore impressionista, vedi? C'è il certificato di garanzia dietro, Claude Barnet, 40x50 a 700 euro da scontare. 350 euro. Signori, con le cornici in foglia oro, cornici belle che costano soldi, eh. Veramente a questi committenti gli diamo veramente nulla, ma nulla di niente di nulla, Forza e coraggio, Claude Barnet. Da 700 euro, 350 euro finale. Torno a ripetervi che tutte le opere sono accompagnate dal loro regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge, articolo di legge 1490-1491 del codice civile. Che? Lo so tesoro mio. Perché sto... No, non c'è... È quello che mette i calcetti che non sa misurare. È diverso, le stecche sono da buttare. Perché ce l'ha con le stecche. I calcetti... Non ce n'è una dritta. Vabbè. Andiamo a vedere l'opera di Antonio Gravino. Gravina. Questa veduta di Chioggia, pensa che l'ho spostata, si vedeva meglio sopra, vabbè. È un olio su tavola 60x65 degli anni 80-90, è meravigliosa, materica, sono barche di pescatori, si vedeva meglio sopra, pensa. Purtroppo c'è il passepartout bianco che fa contrasto e fa vedere male l'opera. Ma questa è un'opera davvero formidabile, anche perché è tra l'altro... È l'unica opera che ho di Antonio Gravina, vediamola così lo stesso. Dietro è controfirmata, vedete? Antonio Gravina, Chioggia, è una tavola bellissima, opera numero 9, a 1800 euro da scontare, così si vede meglio. 900 euro al netto dello sconto. A 900 euro, Gravina 60-65. Te lo sogni di notte con le scarpe tutte rotte. Questi anni, è anni 80, eh? Nasceva a Napoli nel 1934 ed è morto nel 2011. Nel 2011 pure lui? Sicuro? Un po'. Ammazza, il 2011 è stata un'ecatombe, è morto Gravina. Gravina, Allegretti e Tullio Grassi. Ammazza, brutto anno il 2011, come il 2020. Allora, siamo lì, eh?
Allora, bellissima opera di Antonio Gravina, 60x65, a 900 euro. L'opera numero 11 è un pittore ritrattista molto abile, Luca Nobili. È un olio su tela 30x24, firmato e controfirmato dietro per autentica. È un'avvenente giovane fanciulla. Vedi? Sensualità, il titolo dell'opera. Costa 700 euro da scontare del 50. Soltanto 350 euro. Signori, avete l'opportunità di acquisire opere a cifre che non stanno sinceramente né in cielo né in terra. Le cifre più piccole che la storia delle televendite ricordino mai. Però, purtroppo, posso solo constatare una grande, arrendevolezza, rassegnazione, quasi, ho sbagliato, vi chiedo scusa, indifferenza. Ecco, noto in questo periodo un po' troppa indifferenza anche su opere che secondo me andrebbe la pena di valutare, magari pagare a rate, magari vedere un attimino. Indifferenza, siete un po' indifferenti, non siete, dice, però quello, quell'altro, vediamo quale mi consiglia, Rispoli, Madonna, costa poco, vediamo, No, dritto, passività totale, tutti a vedere se arriva il vaccino, se non arriva, se le scuole aprono, se le scuole non aprono, se si vota, non si vota, e galleggiare in questo mese un po' caldo, certo, onduli, galleggi, è vero? E ti passano davanti al naso, ma non solo, perché quello che io penso, dico, se oggi fate fatica, io sabato mando una replica. Io sabato non vengo, faccio una replica. E che vengo a fare? Che vengo a fare? Dove mi presento? Sì, allora la diciamo io. Giusto o no? Grazie. Vabbè, fallo vedere, dai. Gianfranco, la 11 è confermata. Per l'amico inquadriamo anche la 33? Come no? 33 non so cosa sia all'occhio. La 33... la 33 è l'acquerello del nostro amico Giuseppe Laficara, pittore che è stato ospite nel nostro studio, ha insegnato tutte le tecniche dell'acquerello, dovremmo avere delle registrazioni forse da qualche parte. 37x28, se la memoria non mi inganna, e mi pare pure datata, aspetta che te lo dico, 2019 mi pare, no 2017, ora te lo dico, quadro più moderno che classico, no, 2014, lui si firma G. Lafi, Laficara, 2014, 285, da 5,70 scontato 285 euro. Giuseppe Laficara, pittore di origine calabre, vive e opera a Bari. È molto bravo. Molto carina, Molto carina. 33 confermata. 33 confermata, grazie. Vedi? Andiamo a vedere la 12. A me lo dici, tesoro.
Allora, qui abbiamo un'opera numero 12 di Mario Allegretti. È un olio su tavola 20x27,7, datato all'anno 1984. Piano. No, non fa niente. Avviciniamoci al veliero. Vi prego di osservare queste barche alla fonda. Guardate, cioè, la precisione del tratto pittorico. Allegretti era un artista di quelli giusti, la tecnica che aveva Mario Rosario Allegretti era incredibile. Qui ancora si firmava solo Mario Allegretti perché non facevano falsi. Poi, siccome ha avuto un successo devastante negli anni 80-90, negli anni 90 ha incominciato a mettere Mario Rosario Allegretti e le impronte digitali dietro. Vi ho notato qualcuno con le impronte? Questa è ancora M. Allegretti 84, ma un'opera di una qualità assoluta, assoluta. Aveva 39 anni quando ha fatto questo quadro, essendo del 45. È morto nel 2011 anche lui. 1000 euro da scontare del 50. 500 euro al netto dello sconto. Per il signor Giovanni dovremmo vedere l'opera numero 46. Guarda che meraviglia, tutti nel 2011. Mario Allegretti, quanti ne abbiamo venduti? Ma all'epoca, quando iniziamo, Mario Allegretti era uno dei più costosi, perché Pratella non lo toccavi, i Rolli non lo toccavi, vieni che ti porto sul 46 che è dalla parte opposta. I pittori dell'Ottocento erano intoccabili, poi vuoi la crisi, vuoi che le generazioni giovanili devastano quello che hanno fatto i genitori, ovvero sia si svendono alla morte dei cari tutto il patrimonio, e allora trovi dei prezzi davvero piccoli, quella è un'altra storia. Ma 30 anni fa, quando incominciamo, io e Giacomo Chiossone, l'87-88, Mario Allegretti era un top. Rispoli costava, un quadro così costava 4 milioni nell'88-89. 4 milioni di lire nell'88, quanti sono oggi? L'ho proposto a 1350, poi lo rivediamo. Questo è Vincenzo Ciardi, 50x70 olio su tela da 1.3650 euro. Con la cornice che vedi ti arriva a casa, non è che cambiamo cornice. Questo è un cesto di frutta, melograna, fragole, ciliegie, cosa sono? Uva, mele, arance, c'è di tutto, eh? È un quadro moderno questo. Quando vuoi che sia? Vincenzo Ciardi, eccolo qua. Non è Ciardi Guglielmo o Emma, eh? Questo è Napoli, un pittore napoletano che si chiama Ciardi. Ciardi è un cognome italiano, in tutta Italia. Per autentica, Vincenzo Ciardi, Napoli. Napoli, vedi? Opera degli anni 90, credo. Anni 80-90, era in un blocco. Guarda che bello. Qui sono tutti quadri grosso modo del Novecento, c'è quello del 44 che è dell'Ottocento, poi cosa c'è ancora dell'Ottocento? Quello, basta. Le cornici che si usavano allora, quando noi trasmettevamo c'avevamo sempre questa cornice, ora non si usano, non si sono neanche più queste pastigliate. Mi ricordo, facevo vedere Gino Grignani, facevo vedere, c'erano dei pittori che avevano sempre questa cornice, eh? Eccolo qua, vedi? Confermata la 46. Grazie e complimenti. Allora, ritorniamo su Mario Allegretti. Mario Allegretti al numero 12. Mario Allegretti, datato 1984, misura 20 centimetri per 27,7. Io trovo che sia una marina con barche incredibile. A 1000 euro da scontare, 500 euro. Evidentemente non abbiamo nessun amico che conosce bene questo artista, perché chi lo conosce lo ama e lo compra. 500 euro per essere un'opera dell'84 è regalata. Al numero 13 abbiamo Boris Oberger. Boris Oberger, anni 70 del Novecento,
misura 50-40, manca mezzo centimetro da un lato e dall'altro, quindi 49,5 per 39,5, diciamo circa 50-40, olio su tela, 700 euro da scontare del 50%. Soltanto 350 euro? 350 euro. Signori, forza, 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 forza. Io mi straraccomando. Ma ripeto, io lo dico per voi, signori. Ma lo dico per voi. È l'unica trasmissione con questi sconti, eh? Non le rifacciamo un'altra. Poi tutta pittura dell'Ottocento. Che meraviglia! Oberger a 350 euro. 26,36. Allora, andiamo a vedere l'opera di sopra, Scuola Toscana, un bel vaso di fiori, una bella composizione floreale che si ispira alla Scuola Fiamminga, è un 50x40 finemente incorniciato, costa 800 euro da scontare del 50, scontatissimo viene soltanto 400 euro iper ultra pluriscontato, 400 euro, l'opera è anche firmata ma non riesco a leggere la firma. Hai visto che bello? Su, 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 su. Se è orizzontale l'altezza è 26, la larghezza è 36. Se è orizzontale, no? È normale. Guarda che meraviglia. Guarda che favola. Ma proprio a essere buoni, eh? A essere buoni, tesoro mio. Questa è un'opera regalata a 400 euro. Dedicatissimo. L'opera numero 15, secondo me è un grave errore da parte vostra, questo bel paesaggio del Golfo di Napoli visto dall'entroterra, Massimo Cirillo è l'artista, è un olio su tavola 70x50 che mi fa rivivere quelle belle immagini, questi alberi, queste popolane, la capretta in primo piano, proprio gli elementi della prima scuola di Posillipo che fu di prima di Pittolo e poi di Gigante, Smargiassi e Duclair, eh? Chiaramente questo è un quadro contemporaneo, un quadro di adesso, anni 90, 2000, questa è la cornice è tutta in foglia oro, bella, tutta incisa nei quattro angolari. La tavola è di grande qualità, falla vedere con attenzione anche la giovane contadina che è davanti alla capretta, il Golfo di Napoli, gli alberi, il fogliame, 1500 euro da scontare del 50%. Soltanto 750 euro. Signori, è il valore della cornice, eh? O poco più. Cioè una cornice come quella a 600 euro non la compri, è tutta legno, non è plastic. Beh, già meglio dell'altro, già siamo un passo avanti. Fragaldino, ieri aveva la scarpa di Sandoli Fragaldino. Allora, oggi è meglio. Opera strepitosa, Massimo Cirillo nasce a Napoli nel 1954, pittore abilissimo nei paesaggi, nelle marine. Secondo me questa è un'opera che ha 750 euro, che potresti pagarla anche con 20 euro al mese per 30 mesi, no, per 48 mesi, chiedo scusa, o anche in 12 comode rate, non è numerato, e anche in 12 comode rate a tasso zero, quindi ci sono, come si dice, le varie ed eventuali, no, le varie ed eventuali, però vedete voi, questo secondo me rimarrà un mistero, tra l'altro un quadro ovale così bello a 750 euro, io sinceramente non l'ho mai visto, non ci siamo.
Andiamo avanti, andiamo a vedere quell'opera di Ernesto Cominetti, pittore che è stato allievo di Carlo Follini, Giovanni Guarlotti e Alessandro Lupo, pittore che nasce a Torino nel 1900 e ivi muore nel 1990. È uno scorcio del mare della Liguria, una scogliera della Liguria, 30x40 d'olio, 850 euro. $425 finale. Non gli basta mai. Indomabili, eh? Guarda che meraviglia quest'opera di Ernesto Cominetti. Questo è un buon pittore, signori, mi meraviglio. Uno scorcio di mare, l'altro oggi poche marine. Questo è un bel quadro, eh? Appartiene anche a una collezione privata ligure di Albenga. Dietro c'è il timbro, ora te lo faccio vedere. Ma lascia stare, non ce la fa. Guarda che meraviglia, vedi? Collezione privata, professor CF, chiaramente per riservatezza, ha messo le iniziali Albenga Savona. Tesoro mio, Mare mosso il titolo dell'opera, scogliera, 1977. Tesoro mio, qui dovresti volare. E Alassio, vedi, Alassio. T'ho detto che era la Liguria, Alassio. Alassio. Hai presente Alassio? Ecco, è Alassio. Questo è un bel quadro, la Liguria, Alassio, ma scherziamo davvero, Cominetti. A 425 euro finale, ma non ci credo, guarda. Ma stranissimo. Guarda che meraviglia. Però, andiamo avanti. Opera numero 17. Robert Ambrose, straordinaria battaglia navale. Olio su tela, 60x90. È un'opera degli anni 60, probabilmente un combattimento fra francesi e inglesi durante il XVIII secolo, le famose armate marine dell'Inghilterra e della Francia in fazioni avverse, che si davano battaglia in mare aperto. Costa 1.500 euro da scontare del 50%. Non è facile fare un quadro così. Soltanto 750 euro. Robert Ambrose, 750 finale. €750. Poi andiamo a vedere l'opera numero 18, questa avvenente nudo di donna, questa Venere, possiamo dire al bagno quasi, eh? Questa Venere al bagno, perché è una figura femminile davanti al mare di notte. È un olio su tela 90x60. 1.200 euro da scontare. Soltanto 600 euro netto dello sconto. 600 euro finale. Opera strepitosa.
mai sentito, guarda, io studiavo i pirati, ma quello che dici te, io di blackjack conosco il gioco delle carte che si fa al casinò, ma non è roba mia, perché io non gioco neanche alla riffa, eh? A briscola neanche. Allora, ragazzi, siete un bel nudo di donna, ragazzi, me è un 90-60, c'è il mare, questo notturno, insomma è un bel quadro, eh? Vabbè, andiamo a vedere il 20 del maestro Antonio Lanzillo, opera degli anni 80, tutta certificata. È padre e figlia, e il papà che sta dicendo qualcosa alla sua bimba, che la vedo preoccupata. Un'opera molto molto bella, a me ricorda molto Cimaglia, un pittore dell'Ottocento, questo artista. Qui abbiamo ancora il certificato di garanzia della galleria da cui proviene. Antonio Lanzillo, padre e figlia, olio su tela 50-70, era stimato da 300.000 a 3 milioni di lire. È un quadro che viene da una galleria, eh? Davvero bello, controfirmato sia a penna che con la pittura. Sono vecchia data, signora, che risalgono, cioè gli ultimi due risalgono il 9 marzo. E quindi ieri, 70x50 olio su tela, costava 1200 euro, scontato viene 600 euro finale. 600 euro finale. Guarda che meraviglia, Antonio Lanzillo, anni 80, questa è un'opera del 1980-1990. Ma molti hai visto che bello? Antonio Lanzillo, 600 euro finale. Opera numero 21. Scuola lombarda, anni 50 del Novecento. 24-30 olio su tavola, finemente incorniciato, devo dire, da 450 euro. 225 euro scontatissimo. Adriana. Hai visto che bello? 225 euro, un bel quadro, anche finemente incorniciato. C'è il vetro pure, c'era il vetro, l'abbiamo lasciato, ce l'hanno dato così. Allargati un attimino, fai vedere anche la cornice. Tesoro mio, tesoro mio, tesoro mio. No. Io ho detto... Poi, opera numero 22, Vincenzo Aprile, 18x24, olio su tavola, molto gradevole, una via di Napoli, timbro dello studio d'arte, la controfirma per autentica, costa soltanto 500 euro da scontare. 250 euro finale. Nasce a Napoli nel 1952. Secondo me vive opera a Pescara, però il Debre c'è scritto Napoli lo stesso. Mario Allegretti in realtà quello è firmato. Rosario e poi quando facevano i falsi. Non lo perdere, opera straordinaria di Vincenzo Aprile. Vincenzo Aprile. Chiama Raffa, digli di fare
guarda, ti incarico, così fai qualcosa. Guarda, intanto qui lo mettiamo qui così. Questo, esatto, guarda. Allora, tesoro, 250 euro, Vincenzo Aprile, mamma mia, una via di Napoli, un grande pittore del Novecento, per Bacco. Al 24, guarda questa bella composizione di frutta, uva, pere, pesche, prugne. 40x50, olio su tela, scuola toscana, con una meravigliosa cornice tutta lavorata. 700 euro da scontare. Per il signor Enrico dovremmo rivedere il dipinto numero 12. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, rimani lì, non te muove. Opera strepitosamente bella, di scuola toscana, di scuola toscana. L'opera, l'opera numero 12, te la metto qui così non si sposta. Mario Allegretti, perché è un'opera dell'84, ancora non si firmava Mario Rosario, perché non c'erano falsi, è un 20x27, già te ne vai? È presto, 20x27,7, quadro che ha 16, 36 anni, già fatto? 1000 euro da scontare e 500 euro finale, è bello da far paura. Un'opera del 1984. Al centimetro è 20x27,7. Quasi 20-28, insomma. Mario Allegretti nasceva nel 1945 e è morto nel 2011. Morto giovane, 66 anni. Poi, rivediamo la 24, quella bella natura morta 40x50. Sì. Hai visto che bello? Poi, al 25... un notturno che a me piace tantissimo, un notturno a mare che a me piace da morire, è un'opera degli anni 50, olio su tavola, con una cornice fantastica, meravigliosa. Gianfranco, scusami, signor Enrico dovrebbe ricontattare il centralino. Enrico, se è interessato alle Gretti, se gentilmente richiama. 70 centimetri per un metro, olio su tela, olio su tavola, chiedo scusa, da 1.500, 750 euro finale. Bellissimo notturno a mare, bellissimo notturno a mare di Mario Rosario, di scuola partenopea. Mario Rosario Allegretti è l'altro, scuola partenopea. Questo è un notturno davvero fenomenale, a 7,50 finale, è firmata ma non vi so dire da chi. Hai visto che bello? L'avremmo rivisto comunque, volendo. Lascia stare, lascia stare. Così, guarda. Poi al 26 abbiamo questo borgo innevato, lo dedichiamo all'amico, eccolo qua, questo borgo innevato, tesoro, una dedica ci vuole, 50x90, olio su tela, datato all'anno 1964, costa soltanto 1000 euro da scontare del 50. 500 euro scontato. 500 euro finale, dedicatissimo tesoro. A scherzare, guarda che gioiello. Guarda che meraviglia. Sarebbe veramente da dire ancora, eh? È cambiata, non c'è. Eh.
Hai visto che bello? 500 euro, certo, devo dire che avete un coraggio da leoni, eh? Noi ancora di più a far trasmissione, ma devo dire veramente, oggi credo che sulla pittura avete raggiunto il massimo raggiungibile. Al 27, bellissimo scorcio di mare del maestro Enrico Variale, olio su tavola 40x30, costava 650 euro, 50% di sconto, 325 euro finale, quello è 325 euro finale. Eccolo, hai visto che meraviglia? Forza, 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 forza. Gran quadro questo di Enrico Variale, ma non lo perdete, a 325 euro. Al numero 28 abbiamo questo maestro impressionista, meraviglioso, paesaggio lacustre, con la carrozza, le damine, personaggi, è una piccola tavoletta, guarda quanti persone fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15x30 la misura, è un pizzico, 500 euro da scontare, 250 euro finale, Giovanni Dominek, guarda che meraviglia, allarga, allarga, allarga. Un caro saluto dalla signora Rosa Gianfranco. Grazie Rosa, grazie di vero cuore. 15x30, questo è un gioiellino, ragazzi miei, io non ci credo che costi 250 euro, ma guarda che è fatto benissimo, guarda che gioiellino, Giovanni Dominek, hai visto che bello? Ma cioè, è una cifra che non sta, dove vai? A fare cosa? Tante? E Dominek qua chi lo diamo? Ciao, 250 euro, non ci credo, guarda, ci sono delle volte che, veramente io ogni tanto scherzo, perché, però davvero ci sono delle volte che io non vi capisco proprio, io non vi capisco proprio, poi va bene tutto, eh. Noi fra un'ora abbiamo finito, vi ringrazio, andiamo a casa, la mangiate, via, stasera c'è le altre due semifinali degli US Open, la tiriamo così la serata, non è un problema. Altos Brioschi nasceva a Milano nel 1910 ed è morto nel 2000. È una tela degli anni 50 del Novecento, anni 50. Tanto l'opera numero 16 è confermata. 16 è confermata, Cominetti, quello è un bel quadro, Cominetti, Alassio. Questa è un'opera degli anni 50-60. Altos Brioschi, olio su tela 30 cm per 40. Da 600 euro 300 euro, da 600 euro 300 euro, 300 euro soltanto, 300 euro finale, Altos Brioschi, forza, 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 datemi retta, datemi retta. L'opera numero 30 è l'opera, diciamo, più importante del pomeriggio. Importante fra virgolette, nel senso che costa pochissimo, perché parliamo di un'opera del maestro Franco Rispoli, degno erede nel Novecento del pennello di Vincenzo Irolli, perché soprattutto in quest'opera ha omaggiato il suo primo grande maestro, che è stato Irolli. Lui nasce a Napoli nel 21, quindi ha avuto modo di frequentare lo studio di Vincenzo Irolli, che ospitava nel suo studio in tarda età i giovani pittori napoletani volenterosi di apprendere. Irolli muore nel 49, lui nel 49 aveva già 28 anni, quindi era già bello avanti con la pittura. Quindi è stato prima allievo di Irolli e poi anche a Roma di Isupov. Questa è un'opera degli anni 70 del Novecento, da 4.000 euro, 3.000, 4.000, senza colpo ferire.
La cornice è quella di allora, il passepartout in velluto è quello d'allora, la targhetta c'è, la firma c'è, c'è anche l'expertise di un perito del tribunale, è pure periziata, 500 euro di perizia. Una sola chiamata, un solo intervento, 2.700 euro da scontare del 50, 1.350. Opera da 4.000 euro, questo è un affare epocale, sembra i rolli, fermati, guarda che quadro che è questo, guarda che sguardo, che profilo, che qualità pittorica. Io faccio una cosa che non devo fare. La numero 12 è confermata. Evviva. Farete tutte e due? Sono matto di Cairolli? Questo è Vincenzo Irolli. Questo è Franco Rispoli. Sbaglio? Sbaglio? Non lo so, ditelo voi. Questo è Vincenzo Irolli, questo è Franco Rispo. Vabbè, vediamo noi Rispo, non fa niente. Allora, 70-50, olio su tavola, abbiamo detto 1.350 euro. Pensa, se la paghi a rate, con la rata più piccola, viene un euro al giorno, 30 euro al mese. Ma è lo stesso, andiamo avanti. Opera numero 31. Poi si può solo ridere, signori miei, adesso non prendetela male, ma mi arrendo, è inutile battersi in una battaglia persa. No, anzi, io credo che stasera Don Perignon è millesimato. Allora, scuola olandese, anni 50, l'opera in realtà è anche firmata, ma non vi sappiamo dire da chi, è un oro su tela 40x60, costa 750 euro, da scontare del 50%. Soltanto 375 euro. Sei in grado di perderle opere come queste? Non lo so, signori, io ve lo chiedo, ma ve lo chiedo a livello di proprio di curiosità mia personale. A livello di curiosità mia personale, guarda che meraviglia. Peccato. Poi andiamo avanti, l'opera numero 32 è del maestro Kurt Lange, è un olio su tela degli anni 50-60, 20x30, finemente incorniciato, costa 350 euro, da scontare del 50%. 175 euro scontato. Neanche la cornice pagate, pittore materico, 20x30, finemente incorniciato, a 175 euro. Momento, devo dire, molto tranquillo. Molto tranquillo.
E andiamo a vedere l'opera numero 35, quel bel paesaggio innevato, questo piacevolissimo paesaggio innevato, datato mi pare 1965. Quindi ciò vuol dire che è un quadro che ha fatto in giovanissima età, perché, ora vi dico tutto, 35. Lui si chiamava, si chiama, perché è ancora vivo, chiedo scusa, Lucien den Arend. È un olio su tela 65x91, datato 1965. Nasce nel 43, aveva 22 anni quando ha fatto sto quadro. Se non ricordo male costa 1000 euro da scontare, giusto? Esatto, soltanto 500 euro scontato. 1000 euro da scontare, Lucien den Arend, 1965. La cornice è in legno, è un legno in argento, foglie argento, davvero molto bella. È un paesaggio innevato con il tramonto rosa sullo sfondo. 500 euro soltanto. Signori, forza però, è un'opera grande, 65x91, olio su tela. 500 euro, lo puoi pagare anche in 12 mesi a tasso zero o con 24 euro al mese per 24 mesi. Signori, forza, eh? Ma ve lo dico col cuore davvero. Poi sotto abbiamo un altro artista olandese, un paesaggio lacustre davvero stupendo, e lui si chiama Gustav Van Velde, maestro Van Velde del 44, ancora vivente, 40x80, olio su tela, costa 900 euro da scontare. 450 euro scontato. 450 euro finale. Gustav Van Velde. Signori, non siate gli ultimi, il tempo piano piano si sta esaurendo, poi questi quadri non li vediamo più, che li dobbiamo rendere tutti, questi hanno un solo passaggio, viene dato un passaggio e basta. All'opera numero 37, una tavoletta del XIX secolo, ultimo quarto, ed è una scuola, certamente un allievo o uno molto vicino alla famiglia Palizzi, Giuseppe e Filippo Palizzi. È una tavoletta che misura 17,2x25,5, una pastorale dell'Ottocento, olio su tavola, costa 1000 euro da scontare del 50. 500 euro scontato. Tesoro mio, un vero regalo, ma regalo. Signori, nell'indecisione, vedine due a casa, chiedi la visione di due opere anziché una. Noi le portiamo volentieri, poi ti piace più questo o ti piace più questo, prendi questo o prendi questo, non è un problema. Poi il pagamento rateale è un qualcosa che decidete lì, all'impronta, al momento che il nostro incaricato è davanti a voi con l'opera o le opere che avete scelto. Ma non c'è una prova d'appello, ma per il semplice fatto che io di là sono pieno di pittura dell'Ottocento da farvi vedere. E poi è chiaro, la pittura dell'Ottocento, oddio quello costa tanto, oddio quell'altro costa tanto, oddio quell'altro costa tanto. Ma mi pare che qui la forbice va dai 150 euro di questo che ora faremo ai 1350 di questo. Sono le forbicine neanche per togliersi i peli dal naso, le forbicine quelle corte così. È una forbicetta. 1350, l'ho messo vicino ai rolli, è uguale. Non vi piace il nome Rispoli, non lo so. Come mai? Che siete forti, ragazzi miei. Tante volte vi perdete, ma no, un bicchiere d'acqua è già profondo, in un dito d'acqua vi perdete, eh? Fammi vedere la pastorale, questa è una tavoletta antica vera, il quadro è antico, la cornice è un po' più giovane, il passepartout è nuovo, ma la tavoletta è antica, costa 1000 euro da scontare, a 500 euro, un gregge di pecore, fammi vedere da vicino, ben distinte come queste, non te le fa un principiante, queste erano vicino a Palizzi,
era vicino a Palizzi, non è Filippo Palizzi, sono d'accordo con te. Filippo Palizzi di questa dimensione ci vogliono a prezzo di Aurora 3.500. Ne ho mandato uno, non so dove, non so se è stato ritirato, non me l'ho detto nulla. Vabbè. Poi andiamo a vedere questo pastello su carta, 30x23, costa 300 euro da scontare. 150 euro. Incorniciato col vetro, il passepartout, tutto vero, reale, non è un miraggio, è vero. È una natura morta degli anni 60. 150 euro. 150 euro. Solo... Guarda che meraviglia. Esatto. Poi al 39 Vincenzo Aprile, Capri, uno scorcio caprese col Monte Solaro sullo sfondo e questo pecorelle al pascolo con la pastorella. Pittore impressionista, nasce a Napoli nel 1952, secondo me vive e opera a Pescara. Costa 500 euro da scontare del 50. Soltanto 250 euro. Signori, forza e coraggio, il tempo si sta via via esaurendo. Abbiamo poco tempo, un'oretta. L'oretta poi quella famosa che dalle 7 alle 8, eh? L'oretta. 40 Antonio Manna, Ottonino Manna, vedi? Olio su tela 70x50, questa è un'opera degli anni 80, quando lui era giovane, lui nasce a Napoli nel 52, ancora vivente, è una giovane zingara, 70, una popolana diciamo, che è il tamburello con i sonagli, probabilmente, o un cesto, forse un cesto in mano, 70x50, olio su tela 1200 euro, da scontare del 50%. 600 euro al netto dello sconto. 600 euro al netto dello sconto. Bellissima opera. Tonino Manna, Antonio Manna. Caro mio. Sì, se facciamo anche tutto domani, forse sì. Altre 4 ore domani. Ma li hai visti o no? Ma Clara. Ho detto, oggi i prezzi vanno dai 150 euro ai 1350. Qualche opera è stata confermata, sinceramente, perché ne avremmo dati 10, 12, quanti ne abbiamo dati? 13, non lo so, neanch'io, non è importante. Qualche opera è stata confermata, ma a questi prezzi, sapete quante ne dovevano rimanere? 4, 5, perché magari quelle grandi non mi ci sta, ma devono essere confermate tutte. Tutte. E allora poi trae le conclusioni, poi non mi devo meravigliare se in una trasmissione 800 vengono confermati 5 quadri, 6 quadri, perché la media è quella. Ma ripeto, purtroppo, e dico purtroppo, c'è molta superficialità, indifferenza da parte vostra. Perché io sono convinto che Rispoli non l'avete confermato per superficialità, perché non ti può non piacere una giovane popolana come questa che sembra veramente Vincenzo Irolli. Io non ho problemi, lo ridò a chi ce l'ha dato. C'ha l'expertise pure, ha speso anche i soldi per fare la perizia dal periodo del tribunale. Boh, ma ho chiesto 1.350, non ho chiesto 13.000 euro, ho chiesto 7.000 euro. Vabbè, andiamo a vedere qui, andiamo in Piemonte, quel bel paesaggio alla Leonardo Roda. È una scuola piemontese degli anni 30-40, erano gli anni che andava di moda molto Leonardo Roda, Roda morì nel 33 in realtà, e questo evidentemente era un suo allievo. È un olio su tela a 70 cm per un metro, con la sua cornice originale, costa soltanto 2.400 euro
da scontare del 50%. 1200 euro al netto dello sconto. 1200 euro al netto dello sconto. Scuola piemontese, scuola piemontese. Hai visto che bello? Ben incorniciato, un bel quadro, una bella opera, un bel dipinto, un'opera piacevole. Poi è chiaro che fra un'ora, io comunque vi ringrazio, vi auguro una buona serata, tutto il resto sparisce, nel senso che domani non ci sono già più le opere, vengono restituite perché viene fatto un solo passaggio in televisivo. Signori, a questi prezzi, sono prezzi di realizzo, prezzi all'impronta, chi c'è c'è, chi non c'è pazienza, ha certamente avuto qualcosa di più importante da fare, ma non mi dire che questo non è una finestra aperta sulle Alpi, che non è un bel quadro, che non è un quadro giusto, un quadro vero di un pittore piemontese vicino al maestro Roda. Poi, per l'amor del cielo, nell'Ottocento ho fatto vedere Roda, non l'avete neanche sfiorato, quindi è un momento così, indifferenza totale. Andiamo a vedere il 43, scuola toscana sulle orme di Ulviliegi, questa scuola toscana degli anni 50-60, olio su tela 50x40, soltanto 700 euro da scontare del 50. 350 euro. 350 euro finale. 350 euro finale. Signori miei. Al numero 45 troviamo, al 44 chiedo scusa, ho sbagliato io, troviamo un capriccio architettonico di scuola romana dell'ultimo quarto del XIX secolo, siamo alla fine dell'Ottocento, 1880-1890, è un olio su tela 80x90, sono queste rovine. Questo foro romano in realtà è una trasposizione, una composizione fra un paesaggio fluviale e rovine. Antichi resti, si chiamano capricci architettonici, erano delle creazioni che facevano soprattutto gli artisti romani anche nel XVII e XVIII secolo. Questo è certamente più tardo, è su tela, la tela è antica, il telaio pure, la cornice anche, costa 1500 euro da scontare del 50. 750 euro scontato. 750 euro finale, bellissimo. 80-50 in verticale. Bellissima opera, straordinaria opera. Poi al numero 45 abbiamo un bellissimo paesaggio marino di Enrico Variale, questa è la costiera amalfitana, eh? È meravigliosa quest'opera, forse è proprio Amalfi. Questa è Amalfi, 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 vediamo un po'. Uve, Marine di Amalfi, è un'opera dell'anno 2012, guarda che mi ha controfirmato il maestro Enrico Variale. Costa 1200 euro da scontare del 50. 600 Eccolo. Euro. 600 euro finale. C'è 450 euro di cornice, pensa te. Signori miei, fortunati voi che avete incontrato Aurora Arte sulla vostra street, sulla vostra strada. Road, chiamala come ti pare. Hai visto che bello? Marina di Amalfi, Marina di Amalfi. Controfirma a 600 euro, che se abbiamo fatto pure il 12 mesi a tasso zero, non lo facciamo mai con 50% di sconto, mai. Lo paghi con 50 euro al mese, povero disgraziato, chi me l'ha dato deve pagare pure gli interessi. Pazzesco ragazzi, scene da libro cuore proprio.
Scene dal libro Cuore, opera numero 45, Variale Enrico, nato a Napoli nel 1964. Pensa se un pittore come questo guarda una trasmissione così, si suicida. Giuro, sì, Variale, per dire, all'ascolto, che è a Napoli, ci può vedere, no? Con il digitale ci vede come tanti amici. Si taglia la carotide. Un 50-70 a 600 euro. Dico, è 40 anni che dipingo, 30-40, quanti sono che saranno, non lo so. Mi vendono a 600 euro Aurora Arte. Si uccide. 47, Scuola Veneta, prima metà del XX secolo, scena di genere in un paesaggio lacustre, con la sua cornice originale, cielo tempestoso, è grande, misura 97 centimetri di altezza per 76, quasi un metro per 80, olio su tela, ben conservato, udite udite, come diceva il mio amico, 1500 euro da scontare del 50% in prima tela. 750 euro. È un bel quadro, un quadro potente, un quadro importante, un quadro valido. Guarda che favola. €750. Poi sotto abbiamo due acquerelli vecchi 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 del primo quarto del XX secolo. Giuseppe Zago nasceva a Venezia nel 1881. Vedi? Da Dio viene. Guarda che meraviglia. Mica mi sbaglio. Misurano 21x28, firmati, certificati Giuseppe Zago. Nasce a Venezia, nasceva a Venezia nel 1881, moriva nel 46, mi pare. Se non mi ricordo male, nel 47, chiedo scusa. Sono due acquerelli 21x28, a coppia tutti e due 600 euro. 300 euro finale per la coppia. 300 euro super iper scontati. Giuseppe Zago, bella la cornice impero, che mi pare pure sia Arquati tra l'altro. Poi l'opera numero 49, un pittore nato a Livorno, Bruno Tintori, pittore toscano, si è dato più al moderno che all'abronico, nasceva nel 17 a Livorno ed è morto nel 1991. È un olio 50x70 datato 1974, 750 euro da scontare del 50. 375 euro scontato. È un paesaggio lacustre davanti alle Alpi, probabilmente, un paesaggio alpino con le montagne nevate. 50x70, dietro c'è tutta l'autentica e quant'altro. Di quando ancora viveva in Versile, esponeva in Versile a Viareggio. Io me lo ricordo, ero un bambino, nel 74, già avevo 16 anni, ero un ragazzetto. 50, Aldo Parmigiani, 50x60 lo su tela, le melograne, nasce a Milano nel 1935, una lunga storia, un pittore importante, che proponiamo a 2.000 euro da scontare del 50%. 1.000 euro al netto dello sconto. Signori, sono cifre veramente non abbordabili, di più.
ma la meraviglia che mi fa è di vedere che vi passano davanti agli occhi quadri diversi, soggetti diversi, ma il risultato è il medesimo. Molta, molta indifferenza. E questa è la cosa che a me dispiace di più. Poi è chiaro che ci sono i momenti, come dire, on e i momenti off, acceso e spento. In questo periodo siete evidentemente molto spenti, ma anche come inventiva, come fantasia, non vi vedo intraprendenti. Forse è la fine estate, ancora una stagione un po' così. Ma ragazzi miei, sono 50 quadri, sono stati confermati 12, 13, ne sono ancora 38. Non mi dite che non c'è il paesaggio, non mi dite che non c'è la marina, non mi dite che non c'è la figura, non mi dite... cioè, piccoli, grandi, medi, corti, lunghi, da 150 a 1350, quindi in mezzo trovi 500, 450, 175, 3... cioè, ci sono tutti i prezzi. E quello, perché dice, sai... hai 20 quadri, ne hai dati 15, te ne sono rimasti 5. Tesoro, 5 che vuoi da me? Ce n'è ancora 38. Ce n'è ancora 38 di ogni. Dall'anzillo, che è grazioso, alla natura morta, ai fiori, al nudo di donna, alla battaglia navale. Ce le hai tutte le opportunità. Alla scuola di Posillipo, ai fiori, Antonio Gravina. Cioè, puoi trovare come credi. Puoi scegliere come vuoi, come credi. E quello che mi dà da pensare, la vostra reazione, questa è la vostra reazione. Vedete i quadri? Non c'è di... Però beh, che dici, la moglie, il marito, eh? Immobili, immobili. Uno, dai, andiamo avanti. Qui abbiamo un'opera degli anni 30. Lui è William Christens, nasceva nel 1878, moriva nel 1954, 36 x 56,5 olio su tela, 800 euro da scontare del 50, 400 euro finale, paesaggio fluviale. William Christens, 1878-1954, opera databile intorno agli anni 30 del Novecento. Agli anni 30 del Novecento. Eh? Ah, ma succede, eh? Succede. Numero 2, Giuseppe Barbarisi, pittore milanese, una meravigliosa composizione floreale, 60x50, olio su tela ovviamente. Costava 850 euro, ma grazie allo sconto 50%... La proposta si riduce a 425 euro. Prova a trovare una composizione floreale come questa, incorniciata, portata a casa tua senza altre spese, a questo valore economico. Io questo vi dico, io non vi dico A, B, C, D. E mettiamo sul piatto la qualità, la bellezza, la realtà di ciò che vi proponiamo e poi vediamo cosa in realtà uno poi riesce a, come dire, a concludere, a realizzare, perché sai, poi si fa presto a dire, a fare e a brigare, però vedete voi, vedete voi, io... Poi al numero 4 troviamo questo bel dipinto di scuola lombarda degli anni 50-60,
è una tavoletta deliziosa che misura 20 cm per 25. C'è una cornice coeva, ed è tutto antico, costa 600 euro da scontare, 300 euro finale. Dimmi se questo è un quadrettino di facile collocazione da 300 euro. Dimmelo te. Dimmelo te se è un quadro da 300 euro. Questo è molto bello, eh. Vedi? Paesaggio lombardo, col fiume sulla destra, la casa sulla sinistra, ma poi è bello, il cielo un po' nuvoloso, tumultuoso, invernale. Guarda che meraviglia, a 300 euro. Forza, forza, reazione, reagite, reagite, eh? Reazione vorrei sentire. Al numero 5, Enrico Variale. Guarda che bello scorcio di mare. 40x30, olio su tavola. Enrico Variale, pittore dell'ultima scuola di Posillipo, costa 650 euro da scontare del 50%. Scontato viene 325 euro finale. 325 euro finale. Guarda che meraviglia. Qual è? La numero 2 è confermata. La numero 2 è confermata di Barbarisi, un bel quadro. Questo è un bel quadro di Enrico Variale, a 325 euro. Signori, forza e coraggio. Andiamo a vedere l'opera numero 7, pittore francese. Pittore francese Claude Burnet, bellissima opera, pittore impressionista francese, l'Arco di Trionfo, la Torre Eiffel, costa 700 euro da scontare del 50. Guarda che meraviglia, 350 euro finale. Questo è un impressionista, c'è anche il certificato di garanzia dietro, sì, questo è un bel quadro davvero, Claude Burnet. Guarda, guarda, te lo faccio, te lo voglio far vedere perché uno dice, sai, eccolo qua, vedi? Con i timbri certificato garantito, olio su tela, paghi 3,50 con la cornice che vedi, un regalo. Vabbè, andiamo avanti, piano. Ma forse l'ho vista, è tutta. Sì, che non c'erano scritto nulla, però devo riguardare, però il 20 è lontano. Andiamo a vedere il 9. Il 9 è Antonio Gravina, Chioggia, un'opera difficile lettura purtroppo in televisione, soprattutto perché ha il passepartout bianco che fa contrasto col verde, con questo verde intenso, poi una pittura materica, Barconi nei canali di Chioggia, 60x60, olio su tavola. La numero 4 è confermata. Grazie. Gianfranco, poi dovremmo rivedere un attimino la 38 per la signora Silvana. Certo, questo costa 1.800 euro da scontare
del 50%, del 50%, quindi scontato viene 900 euro. Lui è Antonio Gravina, Antonio Gravina. Tesoro mio, qui abbiamo una natura morta, un pastello degli anni 60, pastello su carta 30x23, costa 300 euro da scontare del 50, 150 euro finale, natura morta, pastello su carta, anni 60, col vetro, che deve avere il vetro, è un pastello, va protetto. Ti credo. No, questo si può... No, allora, quello, l'altra natura morta, sempre fiori non ce ne sono più. C'è come non c'è fiori? Fiori c'è, chi qua? Guarda che bei fiori. Questa è scuola toscana, guarda. Ma è un'opera grande, 50-40. Questi fiori, altri fiori non ce n'è. No, altri fiori non ne ho. Erano tre in tutto. La 14 è questa. Ah! Scuola toscana 50-40 da 800 euro, 400 euro. Questi sono i fiori, certo. Questa è, si è ispirata ai 14 fiori. Confermata. Certo, questa è. Allora, vai al 13 perché dopo il 9 c'era il 13, il 14 non c'è più. Boris Oberger, c'ha anche la sua targhettina. È un'opera degli anni 70 del Novecento, olio su tela 50-40 circa, manca mezzo centimetro, è 49,5 x 39,5. Guarda che sguardo intenso a questa giovane, bellissima, vera e propria poesia, da 700 euro 350 euro. 350 euro finale. Guarda che meraviglia. Non perdetemi questo gioiellino. Boris Oberger. Poi andiamo a vedere l'opera numero 15 di Massimo Cirillo, pittore dell'ultima scuola partenopea. È un 70-50 su tavola, racchiuso in questa meravigliosa cornice in legno, tutta in foglia oro. Ricorda proprio i grandi posillipisti dell'Ottocento. Bellissimo dipinto, a 1500 euro da scontare del 50. Signori, sono miracoli, miracoli economici, credetemi. Sono prezzi miracolosi, prezzi miracolosi, 750 euro scontato, anche in 12 comode rate a tasso zero, o anche a 20 euro al mese per 48 mesi, qui le finanziarie ci sono, poi ne abbiamo due, tre, quattro, tutte quelle che vuoi puoi usare. Aurora Arte non ha problemi in questo campo. 750 euro, bella, bel qua. A me piace, un ovale così a me piace da morire. Avrei scommesso che sarebbero arrivate 10 chiamate, invece ancora lì alle 19:20. E le cose strane vanno prese un po' così, ma è così, rimangono. È così. Vabbè, andiamo a vedere l'opera che segue, ed è questa meravigliosa battaglia navale, fra galeoni del passato, 60x90, olio su tela, anni 60, il maestro è Robert Ambrose, pittore credo francese, con la cornice coeva dell'epoca, sì, una sola chiamata, un solo intervento, 1500 euro a posto, da scontare del 50%. 750 euro scontato. 750 euro finale. Bellissima, guarda che battaglia navale.
Questo è un bel quadro, non è facile fare uno scenario da battaglia così come facevano i maestri del XVIII secolo, però una battaglia navale vera di un pittore del Settecento costa 30, 40, 50 mila euro, non magari quanto vogliono. No, ogni tanto vedo qualche matto che parla di nomi che forse ha sentito dire, ma questa la sua cornice giusta è una tela, è un'opera del Novecento, niente di che. Però è un'opera fatta molto bene, secondo me. Anche il mare, queste tonalità di verde, questo fuoco che invade la scena, è un'opera piacevolissima. 750 euro, signori. Io credo che a questi valori non esista nulla di niente. Però, bene, andiamo avanti, andiamo a vedere l'opera numero 18. Questo nudo di donna, questa Venere davanti al mare, di notte. È un olio su tela 90x60, 90 centimetri per 60, che Aurora Arte vi offre a 1200 euro da scontare. In realtà anche questa è firmata, ma non si riesce bene a capire. Non si riesce bene a capire, vedi? C'è una data, c'è una firma, non si capisce bene. Vedi? Hai visto che bello? Vai, fallo vedere, nudo di donna, 90x60 a 600 euro, 20 euro al mese per 36 mesi, o anche 12 mesi a tasso zero, 50 euro al mese, o lo paghi 600 tutto e subito, 50 al mese sempre 600 euro. E insomma, sarà un vantaggio o no? Ma se vai dal corniciaio a far fare una cornice scolpita come questa, in foglia oro, 90x60, che di battuta diventa 1,10 m, 1,10 m sono 2,20 m, 2,20 m più 1,30 m, sono quasi 4 metri di cornice, 4 metri lineari di cornice. La paghi meno di 100 euro al metro? Questa invece paghi 400 euro circa. Io ti vendo tutto il quadro a 600, te lo porto a casa, lo guardi, lo osservi, se ti piace lo compri, se non ti piace ci stringiamo la mano e siamo amici come prima. Ragazzi, con un attimino di elasticità. Al numero 20 abbiamo una scena di genere, un interno di una volta, ma padre e figlia. È un olio su tela 70x50 certificato e espertizzato del maestro Antonio Lanzillo, costa 1200 euro da scontare del 50. 600 euro. Lei è tornata da scuola e il papà la guarda male. Scena d'altri tempi, è una scena ambientata nell'Ottocento, anche se il quadro è un quadro del Novecento, è un quadro contemporaneo. Antonio Lanzillo, 70x50 a 600 euro. Vi ricordo che tutti i dipinti sono accompagnati dal regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge, e vi voglio purtroppo annunciare la triste novella che manca soltanto mezz'ora alla fine. Quindi se volete vedere, rivedere, guardare, fatelo subito, perché domani mattina tutti questi dipinti lasciano la sede di Aurora Arte e vengono restituiti ai legittimi proprietari. Quindi sarebbe impossibile far rivedere il 20 anziché il 9 o il 36 o il 49, detto dei numeri a caso. Questo è il 20, Antonio Lanzillo, anche perché oggi o domani sempre uguale costa. Non è che domani dici, sai, domani chiamo, domani costa meno, costa uguale. Meno di questi soldi è un film. Al numero 21 abbiamo una scuola lombarda degli anni 50. È un olio su tavola 24-30, 450 euro da scontare del 50, 225 euro finale. Bella la cornice col suo vetro, olio su tavola. Al 22, Vincenzo Aprile da Napoli,
Nasce a Napoli nel 1952, vive e opera a Pescara. Il titolo di quest'opera è Una via di Napoli, olio su tavola 18x24, 500 euro da scontare del 50. 250 euro? Signori, queste sono opere, ve ne ho date 7-8 di queste, ne sono rimaste due, ma non capisco perché, questa è carina la via di Napoli, eh? C'è l'altra al 39, boh. Vabbè. Ah no, uguale. Figurate. Siamo in chiusura, tesoro, manca mezz'ora. Chi ha avuto, avuto, chi ha dato, ha dato, scordiamoci passate. 24, bella. Bella natura morta, 40x50. Eh? Olio su tela, scuola toscana, costa 700 euro da scontare del 50. 350 euro finale. Gentilmente dovremmo rivedere la numero 13 e la numero 30. Allora, la 13 e la 30, andiamo a rivedere. La 13 è simpaticissima, vai. Questa giovane ragazza di Boris Oberger. È circa 50-40, manca mezzo centimetro. Voi sapete che io soprattutto sono molto fiscale con le misure. 49,5 per 39,5, quello su tela, guarda che bella, eh? È stata rifatto il passepartout, la cornice è stata ridorata, un'opera degli anni 70-80 del Novecento, costa 700 euro da scontare. Neanche 150 euro neanche la cornice. Mentre la 30 è un quadro serio, ma serio vero, a un terzo del suo valore reale, perché oggi Franco Rispoli, di questa dimensione, di questa bellezza soprattutto, io l'ho messo vicino ai Rolli prima, se volete lo rimetto, lui è stato allievo di Rolli negli anni 35-36, ancora quando i Rolli non era proprio alla fine, i Rolli muore nel 49, lui nasce nel 21 a Napoli, muore nel 89. Questo è un 70-50, ancora con la cornice dell'epoca, il passepartout in vellutino rosso dell'epoca, l'etichettina, la firma, e all'espertise del perito del tribunale. 2.700 euro meno il 50%. Bello come un Rolli, a 1.350 euro. Dimmi cosa gli manca a sto quadro. Guarda l'intensità dello sguardo. Nelle trasmissioni dell'Ottocento ho un'opera poco più grande regalata 2005. Se volete la faccio anche vedere, la doppia figura. Ma è regalata 2005. Questo è un prezzo che non so come è uscito fuori, o meglio lo so perché il committente ha urgenza di monetizzare. Ma 1.350 è un non prezzo, signori. Un non prezzo per un Rispoli di questa bellezza. A me piace da morire questo quadro. Veramente uno dei più bei Rispoli che abbiamo mai avuto. Ho messo vicino prima, c'è l'Irolli questo qua. Tu dimmi se non sono similari. Chiaro che sono due epoche diverse, eh? Una è tela e l'altra è tavola, però se tu li metti vicino, guarda che hanno molto di similare. A parte il velo, eccolo qua. Questi Irolli e questi Rispoli. Si somigliano, eh? La mano si vede che è quella. Quando dico che il Rispoli è stato allievo di Rolli, mi devi credere, perché è vero, io non mi invento le storie. Conosco troppo bene questo settore. Andiamo in Olanda, negli anni 5... Ah no, scusami, eravamo alla natura morta. Ritorno alla natura morta, poi se vuoi rivedere te le faccio rivedere. Qui abbiamo questa bella natura morta a 350 euro. 350 euro, scuola toscana, ma è un quadro moderno di scuola toscana. Poi la 25 è un bel notturno a mare di scuola partenopea degli anni 50, olio su tavola,
70-100. A 1500 euro da scontare del 50, 750 euro. Guarda che notturno, guarda il corridoio di luce che crea la luna sul mare, queste barchettine sullo sfondo, la barca in primo piano. L'opera è anche firmata, non so dirvi da chi, non inventiamo le firme. Quindi io ti dico scuola partenopea, anni 50, 70-100, olio su tavola, a casa tua con una meravigliosa cornice scolpita a 750 euro, anche in 12 mesi a tasso zero a 20 euro al mese per 48 mesi. Eh? Tesoro mio, però vedi che comunque... Oh. 13 e 30 confermati. Complimenti, soprattutto la 13 era carina. Ma la 30 è un altro pianeta. E certo, il vetro se uno lo vuole non lo mettiamo, ma noi sconsigliamo sempre il vetro, prima di tutto perché in televisione si vedono male i quadri col vetro e quindi cerchiamo di non metterlo mai il vetro. Poi ci arrivano anche senza vetro e noi sconsigliamo, però se qualcuno di voi vuole il vetro c'è una signora di Genova, la signora Rosalba, che vuole tutto il vetro, l'ho sentita l'altro giorno, e la signora, non so chi è che l'ha confermata di questi due. Ma la signora Bruna che è... la mia amica dell'antiquariato, vedi che piace anche la pittura. Un caro saluto, signora carissima. Gli ha scelto il marito. Benissimo, un abbraccio forte. Beh, questo è un quadro eccezionale, voglio dire... E questo è un quadro, sinceramente, l'altro è simpatico, ma questo è un quadro da 4.000 euro, non meno. Questo è veramente un bel quadro. Anni 70 e anche l'expertise. I miei complimenti, gentile amica, e anche al suo consorte. 70-100, abbiamo detto 750 euro. Questo è un regalo, questo è proprio un regalo. Notturno a mare, notturno a mare. Poi. Sotto abbiamo invece questo borgo innevato, questo borgo che potrei... Non so perché mi fa venire in mente l'Umbria. La cornice è dell'epoca del 1964, è una cornice artigianale dipinta, ha degli smalti colorati oltre ai fregi applicati. Una bella cornice, La tela misura 50x90, cornice, tela, tutto a casa tua, a 1000 euro da scontare. Soltanto 500 euro scontato. Signori, io vi ho detto, se oggi fate fatica a trovare la pittura, io non voglio togliere illusione a nessuno, ma a me non c'è nulla. A meno non c'è nulla. Oggi la forbice andava dai 150 euro del pastellino che pensavamo volesse una gentile signora, invece poi ha preso l'altro fiore, al quadro che ha confermato la gentile signora Bruna a 1350. Quindi una forbice, voi mi insegnate, molto stretta, perché se partiamo dai 150 euro e oggi 9 settembre 2020, 150 euro, dimmi cosa compri di quadro, opera unica, non multiplo. Stampa, serigrafia, litografia, poi abbiamo fatto dei pastrocchi con quell'arte moderna che non vi dico quante ce ne dicono tutti, delle cose spaventose. Vabbè. Però voglio dire, sono prezzi inveri, come sono prezzi inveri questi della pittura, perché queste sono opere uniche. Poi io non vi dico che questo è Fergola, perché un Fergola di questa misura ci vogliono 50.000 euro, 40.000 euro. Salvatore Fergola, per dire un notturno, no? È un pittore della scuola partenopea del 1950, degli anni 50, a 7,50 con questa cornice è comprato bene. Lo stesso la Nevicata, ok? Quindi a meno di questi valori non c'è nulla nel mercato, credetemi. Qui abbiamo un'opera di Enrico Variale, questo borgo marinaro, 40x30, olio su tavola, costa 650 euro, da scontare del 50%, 325 euro finale,
Non voglio mettervi fretta, ma mancano 20 minuti al termine. Non voglio mettervi fretta, ma mancano 20 minuti alla fine. Eh. 28, Giovanni Dominec, questo è un altro quadro delizioso, ma delizioso vero. È un paesaggio sul lago con una carrozza col cavallo e 8 personaggi. 15:30, un'opera piccola firmata Giovanni Dominec, ha 500 euro da scontare. Pittore impressionista. 250 euro. 250 euro, trovo sia un incanto. Giovanni Dominec. Costavano, mi ricordo quando ero ragazzo, i miei, che io ho fatto lo stesso lavoro di mio padre, che era amico di Giacomo Chiossone, e di mio nonno, che avevano le gallerie d'arte, le vendite all'asta, e Giovanni Dominec era intoccabile. Oggi abbiamo un 15:30 delizioso a 250 euro. Pittore che viveva e lavorava a Napoli, insegnò a dipingere anche a Raffaele Capozzi. Guarda che bello. Al numero 29 abbiamo un lombardo lombardo, Athos Brioschi. Nasceva a Milano, se la memoria non mi inganna, nel lontano 1910 ed è morto l'anno santo del 2000, a 90 anni. Paesaggio lombardo, paesaggio alpino, le baite, olio su tela 30x40, anni 50-60 del Novecento, a 600 euro da scontare con la sua cornice originale. 300 euro scontato. 300 euro finale. Athos Brioschi, Athos Brioschi. E comunque l'opera di Oberger, Boris, che ha scelto la signora, somiglia a Michetti. Io feci quest'estate una similitudine con Michetti, la tecnica mista, l'ultima che abbiamo avuto. Mi deve entrare un Michetti. Mi deve entrare un Michetti. Allora, andiamo avanti e andiamo a vedere il 31, questo paesaggio fluviale degli anni 50, se la memoria non mi inganna, giusto? Oh, yes! Sì. Olio su tela, 40x60, 750 euro era il prezzo, 50% di sconto va a 375 euro con la cornice che vedi portata a casa tua senza problemi. Non lo puoi pagare a rate perché costa troppo poco, però si può eventualmente aggiungere, e che è successo? Aggiungere un'altra. Questa opera di Kurt Lange al 32, questo paesaggio innevato molto grazioso, materico. Kurt Lange, 20-30, olio su tela. Ecco, questa adesso è l'opera più bassa, 3,50 da scontare, 175 euro, un quadro da 175 euro questo. No, io vi chiedo, olio, firmato Lange, Kurt Lange, pittore mitteleuropeo. Due case di campagna sotto la neve in un paesaggio invernale. 20x30, la cornice recente, la tela col telaietto è degli anni 50-60. Mettiamo un po' più su, a 175 euro, e l'opera numero 32, fa niente. Storta lo stesso.
Poi andiamo a vedere la 35, la neve forse mette freddo, pure col caldo è bella la neve. I paesaggi nevati a me piacciono da morire, vedo che a voi no invece, perché questo è rimasto, il piccolino a 175 è rimasto, il borgo innevato pure. La neve non vi piace, ho capito, non siete da neve insomma, ok, da mare, più da mare. Allora, abbiamo un pubblico mare. Un periodo, tutta l'estate, invece di trovare il contrasto, dici, ma a me un po' di fresco, e invece ho, vabbè. Allora, qui abbiamo un'opera di Lucien Den Arendt, nasce nel 1943, ancora vivente. Questa è un'opera datata 1965, olio su tela 65x91, costava 1000 euro, 50% di sconto, 500 euro finale. Gustav Van Velde, nasce l'anno dopo, nel 1944, paesaggio lacustre con volo di uccelli, molto tranquilla, tu guardi sto quadro la sera stanco, ti rilassi, proprio il massimo del rilassamento. Se ci fosse una barchetta in mezzo sarebbe pure bello, perché uno penserebbe di stare lì sulla barca in solitudine. 40x80, olio su tela, costa 900 euro. Da scontare 4, del 50. 450 euro. 450 euro. Signori, manca un quarto d'ora, poi non ho più tempo di farti vedere, più forte di te. Rivedere, guardare, osservare. No, c'è ancora il fiore da 150, non è il 32 il più piccolo. No, ero convinto che era stato assegnato, invece ho preso quello più importante. Allora, il primo prezzo è ancora 150. Sì, domani. Al 37 abbiamo un dipinto che io attribuirei alla scuola di Filippo Palizzi, perché le pecore in questo modo le faceva solo Filippo. L'opera non è firmata, è una piccola tavoletta 17,2x25,5, noi la definiamo scuola partenopea, ultimo quarto del XIX secolo. Costa 1000 euro da scontare del 50. 500 euro scontata. Qui c'è una mano da paura, qui c'è una mano impressionante, una mano pittorica devastante, veramente un gran quadro. Gli manca la firma, tesoro mio, magari era qualche maestro vicino a Palizzi che non ha firmato, ma insomma, voglio dire, non è un bozzetto, è un'opera finita, è un quadro finito, rifinito bene anche. C'è la contadina che è lì che si riposa e le pecorelle nel gregge che pascolano su questa campagna. È fatto molto bene, le pecore non sono ammassate, sono definite, ben realizzate. Insomma, Palizzi, un Palizzi così ci vogliono a prezzo di Aurora 3.500, no, l'ho mandato uno a spasso, non so dove è andato, c'era Gerardo, non so se l'ha consegnato. Allora, andiamo a vedere questa natura morta degli anni 60, questo pastello 30x23 degli anni 60, e questo è il quadro meno costoso, a 300 euro da scontare del 50. 150 euro scontato, portato, spedito, se prendi solo questo, spedito a casa tua. Portato in parolone, portare un quadro a 150 euro costa più la consegna del quadro, Poi al 39 troviamo Vincenzo Aprile da Napoli, Capri, il Monte Solaro, 18x24, olio sul tavolo, abbiamo ancora una pastorella con le pecore in questa piccola valle di Capri, a 500 euro da scontare del 50. Quadri piccoli di facile inserimento che non dovreste perdere. Quadri piccoli di facile inserimento che, scusate che ve lo dico, non dovreste perdere. Pure carina la cornice, c'è l'autentica dietro, tutto quanto. Al 40 abbiamo Antonio Manna da Napoli, nasce a Napoli nel 52, grande pittore, ritrattista e di scene di genere. È un'opera degli anni 80, del suo periodo giovanile. Lui è nato nel 52, aveva una trentina d'anni, 28-30 anni quando ha fatto sto quadro, veramente bello. 70x50, olio su tela, costava 1200 euro, scontato
precipita, €600 a €600. Ci sono circa €300 di cornice a buon prezzo, fai te quanto costa l'opera. È una popolana nel cuore di Napoli, sono delle case dietro, un'opera molto bella, firmata, certificata e garanzia, è garantita a Tonino Manna, in realtà Antonio Manna, il suo vero nome è Antonio Manna, in arte Tonino. Tonino. Infatti ce l'ha T, vedi, si firma T Manna. Si è sempre firmato T Manna. Ora si chiama Antonio Manna. Va bene, andiamo avanti. Allargati. 70-50 a €600. Andiamo a vedere quel meraviglioso paesaggio piemontese delle Alpi piemontesi degli anni 30, qui si respira aria di alta montagna, aria pura, 70-50 alle sutela, 2000 e €400 meno il 50% di sconto fa 1200 euro finale scontatissimo. Prima tela, cornice coeva, abbiamo rifatto solo sinceramente il passepartout che era rovinato, era di stoffa e si era rovinato. È una tela molto spessa, una tela doppia, ma è prima tela. Ma il paesaggio questo, le montagne innevate, innevate verso la valle, le cime si sono scoperte. 70-100 olio su tela, un bel quadro a €1200. Al 43 dal Piemonte alla Toscana, io direi anche scuola labronica, perché a me somiglia molto a Ulvi Liegi. È un 50-40 olio su tela, anni 50-60, non costa certamente come Ulvi Liegi, perché Ulvi Liegi così ci vogliono 12-13 mila euro, 10 mila euro. 50-40, questo costa €700 da scontare. €150. E lo diamo per scuola toscana anni 50-60. Scuola labronica, toscana, come vuoi te. Signori miei, siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Ulvi Liegi, che in realtà si chiamava Moisè Luigi Levi. Lo sapevi? Non l'abbiamo mai detto, perché l'unico che abbiamo avuto l'ho mandato al mio amico, Giacinto. E quindi non abbiamo mai avuto il polpo. Però deve arrivare uno. Allora, scuola toscana, anni 50-60, 3-50. Al 44 c'è un capriccio architettonico di scuola romana, ultimo quarto dell'Ottocento, paesaggio fluviale con rovine, 80-50 olio su tela, da 1500-750 euro. €750 sulle orme dei grandi artisti del XVII e XVIII secolo romani. Poi 1880-1890, il quadro più antico che ho in carrellata, ma il quadro, ragazzi, €750 con la cornice sua, prima tela, boh, andiamo avanti, costa quanto Cirillo, che è moderno. Andiamo avanti, andiamo a vedere questa marina di Enrico Variale, la marina di Amalfi, 50x70 olio su tela, da 1200-600 euro soltanto. 5 minuti al termine, poco più. Enrico Variale nasce a Napoli nel 1964, marina di Amalfi. Noi abbiamo avuto sempre gli scorci visti da quest'altra parte, che qua si intravede la rocca, abbiamo avuto sempre quest'altra parte e si vede la parte di dietro. Questa invece è la zona proprio dentro la città di Amalfi. Bel quadro, eh? Enrico Variale, 50x70, un'opera mi pare datata anno 2012. Al 47, questa scuola veneta, davvero, secondo me, fenomenale, un peccato perderla, è 97x76, olio su tela, anni 40-50, prima metà del XX secolo,
scena di genere davanti a un paesaggio lacustre, costa 1.500 euro da scontare del 50%. 750 euro. 750 euro. Sarebbe un peccato mortale perderla. Signora, abbiamo pochi istanti ancora di diretta. Se volete decidere, vedere, meglio ora, perché poi domani vanno via tutte. Vanno via tutte le opere. '18 c'è una data, mi pare, 1956, ma si legge o non si legge? Falla vedere, si legge o non si legge? C'è una data scritta, mi pare. Io te lo do per nudo di donna, non si legge, ci hanno affidato. Lascia sta. Sì, lascia sta. No, 96, 1996. Allora, eccolo qua, abbiamo detto, sì, ma meglio di no, tesoro, ma scherzi. Poi al 48, 56, è uguale, tanto 56, 96 è uguale, costa talmente poco che paga nei cornici. Giuseppe Zago, Venezia. 1910-1920 sono due acquerelli su carta, c'è da smacchiare un po' la cornice lì perché ci ha messo un po' troppo bitume il nostro, poi la puliamo, è sporca. 21x28 gli acquerelli, la Laguna Veneta e un cortile, tutte e due a 600 euro da scontare, 300 euro per la coppia. Giuseppe Zago nasceva nel 1881 e moriva nel 47. Abbiamo pochi istanti, eh? Abbiamo pochi istanti ancora. 3 minuti massimo, 3 minuti e mezzo. Bellissima queste due opere. Poi andiamo a vedere il 49, Bruno Tintori di Livorno, opera datata 1974, olio su masonite, 50x70. Paesaggio lacustre davanti a una montagna innevata, le Alpi, probabilmente questa baita, a 7,50 da scontare, 375 euro. E poi andiamo a vedere l'opera di Aldo Parmigiani, questa bella natura morta. 50x60, pittore che nasce a Milano nel 1935, ancora vivente, natura morta di Melograni, da 2000 euro, 1000 euro finale. Questo è un bel quadro, il pittore importante, eh? È un pittore importante, Aldo Parmigiani, eh? 50x60, olio su tela. Signori, io non ho altro da aggiungere. Big Ben sta dicendo stop. Rimani un attimino qui in zona, se voglio rivedere, inutile. Non c'è tempo per fare altri giri. Manca 3 minuti. Signori, forza, questo è un quadro da prendere. A 750 euro, è da prendere. Il capriccio architettonico a 7,50 è da prendere. Coppia di Giuseppe Zago è confermata, la 48. Grazie. Come si chiama qui? La scuola piemontese è da prendere, a 1.200. Questa opera attribuibile alla scuola di Filippo Palizzi dell'Ottocento, la tavoletta è antica, la cornice è un po' più giovane, ma è la sua. A 500 euro è da prendere, questo è un bel quadro, 17,2 x 25,5, non c'è più tempo, io devo salutare perché ci sfumano, c'è un'altra azienda dopo di noi. Altra opera che dovete confermare, un gioiellino a 250 euro, Dominec, bel quadro. Il notturno 70-100 a 750 euro. L'Anzillo a 600 euro, il nudo di donna, anche se non è antico ma è bello, a 600 euro, ma che comprate?
90x60, ci sono delle scritte, delle firme, regalo a 600 euro. La battaglia navale a 750, il Massimo Cirillo, questo vale, bellissimo, faglieli vedere, a 750 euro. Che ce doveva fare poi con questo? Allora, quindi il 48 sono confermati, gli Zago? Sono regalati questi, eh? Qui bisogna sistemare la cornice che ha esagerato a bitume. Sembra macchiata, bisogna unificarla un po'. Domani poi ci pensiamo. Oh lo 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 lo, povero vecchio, che sarei io? Beh, li vedo tranquilli, va? Almeno quello. Questo però a 750, guarda che è strano, Clara. Questo, la cornice, se tu la vai a comprare, la paghi 600 euro, non meno. Tutta in foglia oro, bella, importante. Vabbè, così è, così è, così è. Ci passi, aspetta che ti tolgo la Venere al bagno qua, aspetta. No, te la tolgo, così passi. Questo, aspetta, pensiamo. Così, se no cade. Ecco qua, no, ma mi metti qui in mezzo. Allora, noi sono 57, Clara? 56. Allora. Noi abbiamo terminato, eh? Domani sarete in compagnia di Giacomo Chiossone con la rubrica dedicata all'antiquariato. Noi ci rivediamo sabato, se vorrete, dalle 15 alle 19, con la rubrica dedicata alla pittura dell'Ottocento. Adesso in poi sono tutta pittura dell'Ottocento, perché questi vanno via e non ho altro da farvi vedere, non ho altro, nel senso che ho tantissime possibilità di pittura importante. Certo, non sentiremo più 250-300 euro, perché su quelle opere non si possono trovare cifre di quel genere, perché non sarebbero pittori dell'Ottocento, è chiaro. Quindi un attimino di sforzo in più, ma è chiaro che si aumenta anche di qualità. Io vi ringrazio di vero cuore, ringrazio e saluto Clara al Io centro ringrazio te Gianfranco, una buona serata a tutti da Clara. di Roma. Molto bene, ripeto, domani importante appuntamento con Giacomo Cossone e l'antiquariato. Io vi auguro una buona serata, vi ringrazio di vero cuore. Se vorrete, sabato pittura dell'Ottocento, venerdì tappeti con Cristian, domani antiquariato con Giacomo Chiossone. Seguiteci, perché Aurora Arte è sempre con voi. Ciao ciao.